Sa che arriva il cross interessante verso Sansovini, pallone allontanato, attenzione a Mora che col sinistro mette paura De Lucia, prima palla gol del secondo, 6 minuti 0-0. C'è Tavano in mezzo, attenzione, la palla buona dentro per Tavano, fuori gioco, annullato il gol di Ciccio Tavano. Cordova infatti va in porta, palla vicina all'esterno della rete. Arriva il pallone sul secondo palo e gol del vantaggio di Freddi, Gianluca Freddi firma il gol dell'1-0, esplode il pubblico di Grosseto. Proviso prova la conclusione, pulito con i pugni, pallone regalato a Candreva e deviazione provvidenziale in calcio d'angolo di Abruzzese. Arriva il pallone tagliato ancora benissimo e il raddoppio di Abruzzese, 2-0 per il Grosseto. Abruzzese, il sogno continua. Parte, si riparte da quei due gol che abbiamo appena rivisto nella nostra copertina, quello di Freddi e quello di Abruzzese, il doppio colpo del Grosseto che nella gara d'andata, stupendo tutti, chissà, forse neanche tanto, ha battuto il super favorito Livorno e ha posto una ipoteca o perlomeno un vantaggio per la qualificazione alle finali di questo appassionante campionato di Serie B. Tra poco la gara di ritorno tra Livorno e Grosseto alle 21 sul canale 251. La gara di ritorno invece tra Brescia e Empoli dopo l'1-1 dell'andata. Grande atmosfera qui a Livorno, c'è voglia, c'è bisogno per la squadra di casa di una rimonta importante, di una rimonta decisiva dopo che nelle ultime settimane la squadra prima di Acori e poi di Ruotolo ha un po' deluso. Dall'altra parte c'è un Grosseto che è sesto in campionato, vuole continuare ad alimentare il suo sogno, quello di arrivare per la prima volta in Serie A. Chi è più vicino all'obiettivo, Vincenzo Guerini? Il Livorno per la rimonta, il Grosseto per l'accesso straordinario alla finale? Guarda Daniele, tutti noi davamo favorito chiaramente nel doppio confronto il Livorno. Io ho visto la partita d'andata, però 2-0 è tanta roba, 2-0 è pesante, il Livorno ha bisogno di fare l'impresa. È nelle possibilità della squadra perché ha dei valori tecnici importanti, però deve fare l'impresa. Sul piano psicologico è difficilissima la partita, perché mentre il Grosseto ha già fatto più forse di quello che si aspettavano tutti, il Livorno è chiamato veramente a un'impresa straordinaria, dunque francamente non è che non mi voglio sbilanciare, è difficile fare questo pronostico. Decisamente impronosticabile una gara come questa all'andata 2-0 dopo che il Livorno aveva dato l'impressione di poter quantomeno gestire il match, ma ha subito il primo gol e poi anche il secondo, a dir la verità, arrivato allo scadere del match, non ha avuto la forza e il carattere per ribaltare il risultato. Soprattutto il secondo gol è imperdonabile per una squadra esperta come il Livorno, mentre il primo gol su calcio d'angolo ci può anche stare una leggera disattenzione, imperdonabile il secondo perché i giocatori sanno che il risultato diventa decisivo. Due, rimontare un gol, recuperare un gol, direi che è nell'ordine delle cose. Rimontarne due, sai, al morale altissimo il Grosseto e la preoccupazione grande. C'è una partita che si vivrà molto sulla tensione nervosa. Ripetiamo, ricordiamo quello che è il regolamento. Il Livorno per accedere alla finale deve vincere con due gol di scarto, quindi con un 2-0 a proprio favore appaierebbe il Grosseto, ma in virtù del miglior piazzamento in classifica alla fine del campionato avrebbe la possibilità di arrivare in finale. Con una sconfitta, con un solo gol di scarto, invece il Grosseto sarebbe il Grosseto a passare in finale, così come con un pareggio sarebbe il Grosseto a passare in finale. Quindi buona parte dei risultati dicono Grosseto, ma il Livorno evidentemente ha una cifra tecnica così importante che possiamo aspettarci qualsiasi cosa questa sera. Sentiamo qual è l'umore, quali sono le valutazioni poco prima del match da parte di Elio Agustinetti, l'allenatore del Grosseto, al microfono di Paolo Ciarravano. Manca pochissimo alla gara di ritorno tra Grosseto e Livorno, l'impresa dell'andata è ripetibile questa sera? È molto difficile naturalmente, perché vincere 2-0 ancora contro questa squadra sarà veramente molto ardua. Noi vogliamo comunque onorare tutto quello che abbiamo fatto cercando di dare il massimo dell'impegno, poi quello che verrà verrà naturalmente. Due risultati e mezzo dovremmo dire a disposizione del Grosseto, vittoria, pareggio ma anche una sconfitta di un solo gol. Come cambia questo il vostro modo di impostare la partita? Bah, non cambia niente perché abbiamo il nostro modo di giocare, speriamo di riuscire a metterlo in pratica. Tante volte purtroppo
non ci riesce, alle volte sì, bene, perché i ragazzi alle volte interpretano la partita in modo bellissimo, alle volte meno, però siamo nella condizione di così volercela giocare, non dico se poi ce la faremo o ci riusciremo, perché non siamo una squadra speculativa, quando ci difendiamo facciamo un pochino difficoltà a mantenere il risultato, allora spero e mi auguro che i ragazzi ce la giochino a viso aperto, anche se poi lo stato d'animo naturalmente lo devono vivere loro e non sarà di sicuro facile, perché venire in un, con una platea così importante e consistente diventa difficile poi fare la prestazione sotto l'aspetto emotivo. Cosa darebbe Gustinetti per arrivare in finale di questi playoff? Beh, sarebbe per me una grandissima soddisfazione, ma non per me, dico per me sotto forma di Grosseto, perché sarebbe la prima volta nella storia calcistica, sarebbe una cosa bellissima, nessuno ci dava accreditati per far questo, invece ce l'abbiamo fatta, adesso speriamo di onorare l'impegno nel miglior modo possibile. E allora Vincenzo, Gustinetti dice per me sarebbe professionalmente una grande soddisfazione arrivare a questi playoff. Lui l'anno scorso i playoff dell'Albino Leffe li ha praticamente messi in piedi lui, poi li ha magnificamente condotti. Madonna, ha vinto 3 campionati in carriera, a Reggio andò vicino alla promozione, poi fu esonerato a 6 giornate dalla fine e il campionato lo vinse la Regina con Bruno Bolchi. Il presidente Camilli ha detto: se andiamo in Serie A poi vado a piedi fino... Intanto il Livorno ci crede, ha convocato qui allo stadio anche uno degli uomini gol più importanti di sempre della sua storia, quell'Igor Protti che qui qualche golletto lo... decisamente come un autentico re calcisticamente parlando. Insomma, le condizioni ci sono da una parte e dall'altra per regalarci una bella serata di calcio. D'altro canto i gesti scaramantici si sprecano in queste occasioni. Spinelli è maestro. Esatto, in queste occasioni. E di conseguenza mi pare normale che un presidente del Livorno, altro che a Roma a piedi, ci devi andare, anche perché sarebbe di fronte a un'impresa storica, una finale di playoff. Protti, beh, ci vorrebbe un Protti nel Livorno, allora credo che sarebbero tutti quanti più tranquilli. Però il Livorno a Tavano, che di gol ne ha fatto sì. 20, ne ha fatti 24, è stato il re del gol di questo campionato di Serie B, non sono bastati evidentemente al Livorno per accedere subito in Serie A, bisogna lottare, faticare ancora perlomeno per altri 90 minuti. Tra poco comincia Livorno-Grosseto, adesso una piccola pausa e poi ci tuffiamo dentro la partita, tra poco. Niente sarà più come prima. Da luglio Sky diventa sempre più HD. Chiama 199 100 500 e prenota il tuo decoder HD a soli 49 euro. Giugno in mischia, tutti con gli azzurri. È tempo di test match nell'emisfero sud. Live su Sky Sport 3, sabato alle 9.30 Nuova Zelanda-Francia e alle 11.30 Australia-Italia. Intuitivo. Guardami, Sonia. Profondamente umano. Perché lei ha voluto fare il poliziotto? Mio padre si fa questa domanda da 25 anni. Il nuovo volto del noir. Scotennato. Dai bestseller di Henning Mankell. Che razza di mondo stiamo lasciando? Una miniserie in 3 episodi mai vista prima. Kenneth Branagh. Cos'è successo? Il commissario Wallander. Dal 14 giugno ogni domenica alle 21. Solo su Sky Cinema 1 e Sky Cinema HD. L'ora della verità scocca per il Livorno, la terza forza del campionato di Serie B costretta a rincorrere. Lo è per il Grosseto che da sesta della classifica stasera vede spalancarsi le porte della finale playoff. Un incubo da scacciare e un sogno da alimentare. Buonasera dall'Armando Picchi e da Daniele Barone. E Vincenzo Guerini. C'è clima di grande attesa, non potrebbe essere altrimenti per una partita come questa, la semifinale di ritorno dei playoff del campionato di Serie B. Ha vinto il Grosseto 2-0 all'andata con i gol di Freddi e Abruzzese. Bravissimi ragazzi di Gustinetti a sfruttare gli effetti, gli sviluppi dei calci piazzati.
un Livorno che ha confermato in qualche modo qualche suo limite tecnico ma soprattutto caratteriale, limiti già palesati nella parte finale della stagione. Questa sera la squadra, da un paio di settimane, affidata a Gennaro Ruotolo al posto di Leonardo Acori esonerato, è chiamata ad un'autentica impresa, perché recuperare due gol non è facile, perché bisogna sfatare il tabù legato alle gare interne. Se è vero che il Livorno, qui l'Armando Picchi, non vince addirittura dal 7 di febbraio, 3-0 al Piacenza, poi 4 mesi di insoddisfazioni, per non dire peggio, con 5 pareggi e 4 sconfitte, le ultime 3 consecutive nella parte finale della stagione, insomma la striscia che ha compromesso il cammino del Livorno, che fino alla andata sembrava invece poter spalancare alla squadra del presidente Spinelli le porte addirittura di una promozione diretta. Andiamo a scoprire le formazioni, c'è qualche novità rispetto alle squadre presentate e viste nella gara d'andata a Grosseto. Cominciamo dal Grosseto che recupera Federici, che ha scontato il turno di squalifica, e anche Valeri è rientrato dagli impegni con la nazionale, vanno entrambi in panchina. Il 4-4-2 è confermato, ci sono però un paio di innesti nuovi rispetto alla partita dell'altra sera. Allora vediamola la squadra di Gustinetti, con Polito in porta, i difensori da destra sono Freddi, Stendardo, Abruzzese, Garofalo, Lazzari a destra e non Gessa come nella gara d'andata, poi Cordova con Sonni e Mora, davanti Sansovini sì ma non l'austriaco Pickelman e invece Pellicori. E adesso il Livorno di Gennaro Ruotolo, anche qui un paio di rientri importanti dopo gli impegni con le rispettive nazionali, Bergvold e Danile Vicius, che vanno però a differenza dei grossetani direttamente in campo dal primo minuto. È un 4-3-2-1, poi vedremo lo sviluppo della partita, come si disporrà la squadra di casa, con Mazzoni in porta al posto di De Lucia squalificato per 2 giornate, poi Rosi, Grandoni, Miglionico e Bonetto, a centrocampo Antonio Filippini, Loviso e Bergvold, quindi Diamanti e Tavano con Danile Vicius di punta. E allora Vincenzo, Antonio Filippini preferito da una parte a Pulsetti, dall'altra parte Lazzari preferito a Gessa, Pellicori preferito a Pickelman. Il presidente Spinelli rigorosamente in giallo, lui alla scaramanzia ci tiene, e come Protti, Igor Protti, il re del gol a Livorno e non solo, a guardare la partita con la sciarpa amaranto al collo insieme agli ultra. Vincenzo, guarda, credo che sia la partita che vivrà molto sulla tensione nervosa, c'è molto nervosismo, l'atmosfera è sicuramente intensa, e credo, francamente mi ha meravigliato un po' forse l'assenza di Pulsetti in panchina da parte del Livorno. Personalmente un giocatore che io stimo molto, un giocatore può arrivare anche al tiro, però probabilmente Ruotolo ha preferito l'esperienza giustamente di Antonio Filippini, giocatore di sicuro rendimento. Certo, Tavano, Diamanti e Danile Vicius, che farà la boa centrale, con loro due sicuramente dovrà rischiare il tutto per tutto il Livorno, e mi aspetto una partenza a razzo. D'altra parte abbiamo Gustinetti, che comunque addirittura ha fatto una squadra forse più offensiva oggi che non la volta andata a Grosseto, perché Lazzari è indubbiamente un giocatore d'attacco, Mora spinge molto, Pellicori e Sansovini anche qui due attaccanti, dunque giustamente, perché l'errore che può commettere il Livorno qua, e il Grosseto qual è? Di venire qua e cominciare pronti via a difendere. Questi sono ragionamenti che può fare magari a 20 minuti alla fine se ancora tiene il risultato, però pronti via deve comunque psicologicamente mettere se possibile paura al Livorno, questo è il mio pensiero. Le squadre le aspettiamo adesso per il ritorno in campo dopo che entrambe hanno naturalmente svolto il riscaldamento prepartita, un riscaldamento che Paolo Ciarravano ha seguito con grande attenzione. Vorrei sentire da Paolo, coinvolgendolo subito in questi momenti di immediata vigilia del match, insomma, che cosa ha letto negli occhi dei giocatori, nel
nei loro sguardi, nel loro modo di preparare la partita, immagino, Paolo, forse un po' banalmente, insomma, grande concentrazione, anche grande tensione. Sì, grande concentrazione, grande tensione, a dirla tutta sembravano nel riscaldamento molto più tesi i giocatori del Livorno, un po' tutta la panchina, lo stesso Ruotolo sembra sentire molto questa partita, che ricordiamolo potrebbe anche essere decisiva per quello che sarà il suo futuro eventualmente sulla panchina del Livorno. L'abbiamo incontrato, voi l'avete anche ascoltato da poco, era sembrato molto più sereno Elio Bustinetti, evidentemente incoraggiato dal grande risultato dell'andata, comunque grande accoglienza per quanto riguarda le due squadre, per quanto riguarda le rispettive tifoserie. Quando hanno iniziato le operazioni di riscaldamento in campo qui a Livorno c'è una grandissima attesa, è una semifinale ma di fatto è percepita come fosse una finale. Un po' tutti dicono se il Livorno dovesse ribaltare questo 2-0, dovesse rimediare a questa situazione, poi sarà tutto più facile, sarà tutto in discesa, anche se poi ci sarebbe naturalmente una finale da giocare. Da sottolineare soprattutto il saluto all'arrivo di Igor Prot nella curva Amaranto, un giocatore che davvero come pochi altri, forse alla pari di Lucarelli, è stato simbolo e bandiera di questa squadra. Stanno arrivando adesso le squadre sul campo di gioco dell'Armando Picchi. Paolo Ciarravano faceva riferimento alla cornice ambientale, sono tantissimi tifosi arrivati da Grosseto, direi 3.000 circa. Playoff per la promozione in Serie A, tre squadre toscane contro il Brescia. Insomma, il calcio toscano avrà perso il Pisa, che è retrocesso in Lega Pro, ma ha grandi chance di piazzare un'altra squadra che vada ad affiancare la Fiorentina e il Siena nel campionato di Serie A. Ecco la terna arbitrale con Celi, Stagnoli e Copelli, anche gli assistenti sono di grande garanzia, di grande esperienza assoluta. Beh, d'altro canto mi sembra giusto, la Serie A è finita, qui bisogna mandare gente di grande personalità, perché qui si gioca il futuro anche delle società, dei giocatori, presidenti, una tifoseria delle due città. Un'altra curiosità sul piano tattico, Daniele, voglio vedere dove si piazzerà Diamanti nel Livorno, perché a Grosseto ha giocato spesso addirittura nella propria metà campo, molto arretrato, molto lontano. Io mi aspettavo che giocasse più diciamo dalla metà campo in avanti. Oggi voglio vedere con l'inserimento di Daniele Dicius, voglio vedere dove si piazza, perché questo è un giocatore che può risultare decisivo e determinante, oltre Tavano che parlano i numeri, però certo che Diamanti è un giocatore da un momento all'altro può inventare la giocata. Voglio vedere in che posizione gioca oggi. Primo piano avete visto di Elio Agustinetti, bergamasco, classe 1955. Ha cominciato ad allenare nelle giovanili dell'Effe nel 1987, tre promozioni in carriera, con l'Albinese dall'eccellenza all'interregionale, con il Lecco dalla C2 alla C1 e con l'Albino Leffe dalla C1 alla Serie B. Questi sono i suoi ragazzi. Mora, avete visto Sansovini prima, adesso Diamanti. 13 gol in campionato, 24 ne ha segnati Tavano, 4 ne ha segnati Daniele Vicius, un tridente da 41 gol, 41 sui 64 che il Livorno ha segnato, pardon, che il Grosseto, che il Livorno ha segnato in campionato, gli stessi gol segnati proprio dal Grosseto. Due squadre moltissimo, il Grosseto ha anche incassato molto, con 66 gol alla pari dell'Ancona ha chiuso la stagione regolare con la peggior difesa della Serie B. Sotto questo punto di vista il Livorno ha fatto un po' meglio, con 40 gol subiti. Da sottolineare, Daniele, anche, direi, non l'esordio ma il quasi esordio, responsabilità sul portiere del Livorno, Mazzoni, perché sai, la stupidaggine che ha combinato De Lucia ha costretto il Livorno a far giocare un ragazzo che mi pare abbia fatto non so quante partite, due presenze in una, gioca oggi nella partita decisiva di un'annata. È cominciato il match con il Livorno, subito ad impostare il pallone dietro di Bonetto. Rosi ha vinto il ballottaggio con Perticone, Grandoni lo scambio con Miglionico, ancora Grandoni, a destra si torna da Rosi, da quella parte c'è Filippini, sul suo rilancio la deviazione di Mora. Una buonissima stagione per Mora a Grosseto, arrivato dal Foggia, è tornato così dalla C1 alla Serie B. Agustinetti ha saputo utilizzare, tra l'altro
lì su quella corsia in diversi ruoli, più avanti, più indietro. Ha fatto un buon campionato Mora. Calcio di punizione conquistato dal Grosseto, è pronto la battuta. Cordova è uno degli ex della partita, l'altro è Daniele Vicius, il re dei calci di punizione, il cileno Cordova. 7 gol segnati, 5 direttamente su calcio piazzato. Da Garofalo, palla verso Mora che prova a spingere, ma spinge di fatto poi sul corpo dell'avversario. E c'è calcio di punizione fischiato da Celi. Fallo su Rosi. Giustamente mi è parso buona, saggia la mossa di Gustinetti, perché hai visto come entra in possesso di palla il Livorno, come sono aggressivi. E questa è sicuramente una mossa intelligente, perché chiaramente probabilmente ha paura della partenza del Livorno, ha paura di questa partenza a razzo, dunque ha chiesto ai suoi attaccanti di andare a aggredire immediatamente i difensori. Ecco Lazzari che sbaglia però completamente il controllo, la rimessa laterale per il Livorno. Lo sentirete da casa, forse quasi inutile ribadirlo, ma si gioca in un clima davvero di grande elettricità, intanto sugli spalti, speriamo che poi non si trasferisca sul campo, ma la posta in palio è veramente importante. A terra Daniele Vicius, tutto regolare per Celi, recupera il pallone Ciro Polito, il portiere napoletano arrivato dal Catania a gennaio nello scambio con Acerbis. Pallone altissimo e anche molto profondo, colpo di testa di Pellicori. Attenzione perché arriva con Sonny, il capitano si va giù. Tutto regolare per l'arbitro, non ci sono proteste, stretta di mano tra Grandoni e Consonni. Recupera palla ancora Garofalo, sempre a cercare il capitano del Grosseto. La rimessa per il Livorno. Rivediamo qui il contatto tra Loviso. No, assolutamente, mi sembra sicuramente e Grandoni in vantaggio, sì. Su Consonni. 4-4-2 mi pare proprio canonico da parte del Grosseto, con i due attaccanti Pellicori e Sansovini e 4 centrocampisti e 4 difensori. 4-3-2-1 perché Tavano gioca a sinistra, ma parte sicuramente un po' più da lontano. Daniele Vicius prima punta e Diamanti dietro gli attaccanti, questa mi sembra l'idea. Ecco Bergbold, Daniele Vicius cerca lo sfondamento, non lo trova, si torna da Diamanti che allarga sulla destra verso Rosi, palla per Filippini, prova con il destro, pallone che passa al lato. Polito mi sembrava abbastanza sicuro sulla traiettoria. Sì, molto sicuro, però qui Filippini ha calciato da fermo a cercare il palo lungo. Bella l'intenzione, potrebbe servire anche per il morale, alle volte questi tiri si fanno anche per scuotere un attimino la condizione psicologica. Andiamo a bordo campo da Paolo Ciarravano. Prima indicazione anche a conferma quello che dicevate voi, la posizione da trequartista di Diamanti. Stai centrale Alessandro, questo l'invito di Ruotolo. Gennaro Ruotolo alla sua prima esperienza da allenatore, era il vice di Leonardo Acori, ha smesso appena pochi mesi fa, la sua carriera lunghissima e prestigiosa da calciatore l'ha conclusa in un club campano di dilettanti, il Massa Lubrenza. L'anno scorso aveva giocato anche nel Sorrento. Gennaro Ruotolo, recordman di presenze nel Genoa, 15 stagioni e 403 partite solo in campionato con 35 gol. Poi 3 anni importanti proprio qui a Livorno con 2 promozioni dalla C1 fino alla Serie A. A terra Rosi, calcio di punizione per il Livorno. Il Livorno, attenzione, calcio di punizione battuto da Rosi. Ecco, vedi, pallone questo... che forse Daniele Vicius, no, Miglionico non può arrivare a raggiungere. Vedi, l'errore che ha commesso Rosi non è dovuto a incapacità tecnica, ma sicuramente la tensione si taglia a fette sotto questo punto di vista, perché chiaramente il Livorno è chiamato a ribaltare un risultato, un'impresa difficilissima, e chiaramente la tensione si fa sentire. Colpo di testa di Filippini all'indietro, Grandoni. Adesso Massimo Loviso ci pensa su, poi va a cercare Rosi sulla destra, avanza l'ex giocatore del Chievo, prodotto del vivaio della Roma. Loviso, ancora Filippini, largo sulla destra, pallone che riesce a passare, ancora per Rosi, spazio per un cross, non ce n'è, pallone che finisce direttamente fuori.
La partita continua a farla il Livorno, come è normale, è logico che sia, come era prevedibile. Finora però per Polito, a parte con la conclusione al lato di Filippini, pericoli praticamente nessuno, anche se siamo soltanto al sesto del primo tempo. Comunque è partito bene anche il Grosseto, è partito con grande personalità, tranquillo, calmo, sicuro, mi pare fino a questo momento veramente messo molto bene in campo. Attenzione a Mora, il suo cross pericoloso, poi la conclusione da parte di Cordova con deviazione in calcio d'angolo, pericoloso sì anche il Grosseto. Qui è stato bravo e fortunato Bonetto, perché sai, da quella posizione c'è il cannoncino Cordova, fa male, e qui era sicuramente nello specchio della porta. E adesso attenzione, perché da calci d'angolo sono nati due gol del Grosseto nella gara d'andata. Cordova per la battuta, palla che arriva, ha provato a sfiorare Abruzzese, pallone che finisce fuori. La rimessa in gioco, anzi Stendardo, la palla che finisce fuori, rimessa in gioco per il Livorno. Vedi anche in questo caso quanti giocatori del Grosseto sono andati a saltare. È quello che avevo previsto, nel senso che il Grosseto non deve andare in, non è andato in campo per difendere il 2-0, ma è andato in campo comunque per fare la partita. Perché sotto il profilo psicologico è importantissimo da parte del Grosseto superare, diciamo, la prima mezz'ora. Livorno, il Grosseto, pardon, ha mandato in gol in campionato ben 16 giocatori, non sono pochi, e questo a testimonianza di quanto efficaci in fase offensiva siano risultati gli schemi di Gustinetti, che aveva lasciato l'incarico a fine febbraio, esonerato, gli era subentrato Ezio Rossi, poi richiamato Gustinetti, ha recuperato tante posizioni in classifica. Diamanti, palla incollata al sinistro, avanza Diamanti, il cross poi a cercare Daniele Vicius, scavalcato il lituano, rinvio di Lazzari, recupera Bonetto, Bergvold, va il danese, poi si ferma dinanzi a Lazzari, Daniele Vicius, Freddi, si torna indietro dall'uruguaiano Miglionico, Rosi, Grandoni, Loviso, palla che filtra ancora per Bergvold, Tavano, lo ferma Freddi solo per un attimo, c'è ancora il Livorno con Bergvold, Filippini, sale velocissimo a destra Rosi, il cross dentro, non ci arriva Daniele Vicius, poi un po' preoccupato Freddi ha messo fuori Diamanti, palla di ritorno per Bergvold, arriva la chiusura di Cordova che rilancia, che butta il pallone meglio, più lontano che può. Si è notata la tensione, vedi prima, Freddi completamente libero, solo, ha rinviato una palla che poteva diventare pericolosa, ma è chiaro che la tensione si taglia a fette. Da una parte il Livorno che deve, chiamato a ribaltare un risultato difficilissimo, dall'altra l'impresa storica, attenzione. Attenzione al pallone profondo per Tavano, il cross al volo di Tavano, e la chiusura in calcio d'angolo di Stendardo. Si carica il pubblico dell'Armando Picchi, perché è adesso il Livorno a poter sfruttare un calcio d'angolo con il mancino di Diamanti, con Grandoni, Miglionico, Daniele Vicius e Tavano in area di rigore, palla che arriva, scavalcati tutti, arriva Rosi, attenzione al suo destro, pallone teso, poi Loviso, deviazione, ed era calcio d'angolo di Daniele Vicius, era fuori gioco di Daniele Vicius. Sì, fuori gioco, lì francamente Rosi poteva fare qualcosa di meglio, perché calcio d'angolo lunghissimo, si è trovato completamente solo, l'ha anche stoppata bene, però doveva concludere meglio, doveva quantomeno cercare con più convinzione la porta. Il calcio di punizione per il Grosseto, batte Polito, Pellicori non riesce ad averla meglio nel duello con Bergvold, recupera palla Sansovini, attenzione al destro di Pellicori che si infrange sulle gambe di Miglionico, smorza il pallone con Sonni, Cordova, lo attacca Diamanti che commette fallo, calcio di punizione. Cordova è un ex, vi dicevo, ha giocato a Livorno nel 2004-2005, ma un'esperienza brevissima e neanche molto fortunata. 5 apparizioni, nessun gol, poi a gennaio il trasferimento all'Ascoli,
batte il cileno direttamente in porta Pellicori, è sbucato all'improvviso, grande palla gol per il Grosseto. Che palla gol è andato lì, hanno dormito un po' i difensori. Cordova lasciò partire un tiro senza grandi pretese. Daniele, questa è un'occasione clamorosa, non sarà assolutamente clamorosa, bastava che Pellicori allungasse un po' di più la gamba ed era gol sicuro. Grande rischio. I due giocatori fondamentali del Grosseto sono, secondo me, sono Consonni e Cordova, che sono due giocatori, danno del tuo al pallone, danno equilibrio, danno ritmo alla gara, perché hanno grande personalità col pallone al piede. Intanto Filippini riesce a sfuggire a Mora, poi Tavano, palla dentro per Filippini. L'arbitro ha dato uno sguardo al suo assistente, ma niente calcio di rigore. Niente calcio di rigore, qui tutta la rabbia di Diamanti e di Filippini, ma soprattutto la rabbia di Abruzzese, che credo stia accusando l'avversario di aver simulato. Azione quantomeno dubbia nell'area di rigore del Grosseto. No, l'unico dubbio che rivediamo, mi viene... Tavano, bello il passaggio per Filippini, no. Che va giù, toccato... No, qui va giù da solo. Assolutamente non c'era. Simulazione di Filippini. No, non c'era assolutamente. Forse mentre qui abbiamo rivisto l'azione di Pellicori. Eventualmente fosse stato toccato, comunque era clamorosamente fuori area. Dunque, mi pare giustissima la decisione dell'arbitro e del guardalinee. Perlomeno i nostri replay ci hanno mostrato come Filippini si sia lasciato cadere un po' giù, poi magari... difficile capire se a velocità normale ci sia stato il contatto tra la punta del piede, no, comunque in ogni del caso, giocatore grossetano, in ogni caso con... era fuori area, Daniele, è proprio clamorosamente fuori area. Infatti ammonizione poi, ma direi per le proteste. Sì, per le proteste. Sia per Filippini che per Abruzzese. E la partita, lo abbiamo detto, si sapeva, è calda, molto calda, e occasioni e circostanze come questa non fanno che ribadire questo clima. Fermato Tavano proprio all'imbocco dell'area di rigore, ancora Tavano, era però in fuorigioco. Nel Livorno c'è molta tensione, è chiaro che per noi è facile parlare, ma la responsabilità dei giocatori Amaranto è grandissima. E d'altro canto il Grosseto è partito molto bene, concentrato, molto tranquillo, molto calmo. È chiaro che deve farla il Livorno la partita, deve sbilanciarsi, deve fare il ritmo lui. Invece il Livorno non lascia niente di intentato, appena c'è lo spazio, vedi come sono corti anche in fase offensiva. Calcio di punizione per il Grosseto, ha fischiato Celi, il fallo di Filippini ai danni di Garofalo, stava provando a ritagliarsi uno spazio lì sulla sinistra, qui contatto quasi rugbistico tra i due. Adesso attenzione a Cordova, questo fa un po' fare, sicuramente tira in porta lui, sicuramente tira in porta da quella posizione, e da quella posizione ha colpito spesso e velenosamente Nicolas Andres Cordova, cileno, classe 79, è nato nella capitale, a Santiago, parte con il destro, il miracolo di Mazzoni che ha tirato via la palla praticamente da dentro la porta. Ma l'hai visto come ha calciato da fermo, che spettacolo il calcio di punizione di questo ragazzo. Ma però facciamo i complimenti a Mazzoni, che veramente ha pagliato, diciamo, l'esordio di una gara così importante. Attenzione al calcio d'angolo, la deviazione di Daniele Vicius. Altro calcio d'angolo, quando batte Cordova fa sempre male. Serse Cosmi, il suo allenatore nel Perugia, diceva dovremmo usarlo come nel football americano, farlo entrare solo per tirare i calci piazzati. Fantastico. Era ancora più giovane, era immaturo, aveva dei grandi momenti di discontinuità. Profilo del comportamento tattico dentro la partita, Cordova è cresciuto. C'è il cannoncino nel piede, c'è il cannoncino, fa male perché calcia con una facilità. E gli parte la gamba con una facilità impressionante. Di nuovo dalla bandierina il cileno a cercare sul primo palo l'intervento di Stendardo, anticipato però da Grandoni. Palla che rimane in possesso di palla del Grosseto, che può andare con Lazzari, area di rigore, Lazzari ancora va giù, è rimessa dal fondo,
No, mi pare anche questo, però esagerato nella quasi sia stato toccato, però insomma mi pare esagerato nella ricerca. Vediamo comunque del fallo. Allora, primo uomo saltato, però qui no, dici di no, Daniele, rivediamo qui meglio contatto, Daniele, sì, con Bonetto. Ci può essere stato, ma per me non è calcio di rigore, mi sbilancio nettamente. Pellicori, Lazzari, ancora lo contrasta Bergvold, poi il fallo di Daniele Vicius su Cordova. Si gioca con un'attenzione pazzesca. Ma molto bene, il Grosseto molto bene, proprio è entrato in campo veramente organizzato, corto, tranquillo. D'altro canto si poteva anche presupporlo, perché ripeto, la tensione è tutta dalla parte del Livorno. Rinvio lungo di Polito, colpo di testa di Miglioni con l'aggancio di Bergvold, va il danese, si ferma, cerca uno sbocco centrale, poi va a destra da Rosi, da quella parte subito l'appoggio di Filippini che riesce a guadagnare una rimessa laterale per il tocco di Mora, la rimessa subito a cercare Diamanti, il cross dentro allontana Abruzzese, palla in fallo laterale, rimessa in gioco ancora per il Livorno in zona d'attacco, sedicesimo del sempre 0-0. Rosi, Filippini, palla dietro adesso per Loviso, Bergvold, Miglionico, vuole palla Bonetto sulla sinistra, non la riceve l'ex giocatore dell'Ascoli e dell'Empoli e si arrabbia anche molto col compagno. Rosi, Diamanti, grande qualità nel palleggio, poi il cross dentro anticipato Daniele Vicius, Bergvold, palla sul sinistro, la risposta Diamanti, il sinistro anche suo e la parata a terra di Polito. È stato fortunato in un rimpallo a ricevere palla, è stato bravissimo a metterla a terra di controbalzo, molto centrale, non era assolutamente facile, non era assolutamente facile, però è riuscito a concludere comunque, a tenere basso il pallone. Diamanti che nella gara di ritorno giocata in campionato dell'1-2 e di fatto aprì la rimonta del Livorno che dopo il 2-0 iniziale riuscì a vincere 3-2 con i gol di Diamanti, appunto, Tavano e Bergvold. Per il Grosseto l'autogol di Perticone e poi il raddoppio di Freddi all'andata, invece qui all'Armando Picchi la gara era finita 0-0. Sbaglia completamente Loviso, passaggio che sembrava abbastanza elementare per Filippini che si arrabbia col compagno. Sono errori, Daniele, dovuti almeno secondo me alla grande tensione che è addosso ai giocatori di casa. Bergvold, a sinistra va Bonetto, va in chiusura Lazzari che devia in fallo laterale, rimessa Amaranto. Bonetto dopo lo scambio con Diamanti, cross teso dentro Daniele, questione di centimetri. È bella azione questa, bella azione, cross perfetto, tagliato, teso, eccolo qua, leggermente sfiorato, leggermente in ritardo, 3-4 centimetri più avanti incornava sicuro dentro. Diamanti, fase di gioco adesso per il Livorno. Bergvold, si torna a destra da Rosi, adesso Filippini, cross a mezza altezza allontanato con Sonni, poi Sansovini prova ad allontanare ancora di più la minaccia, ma il possesso palla adesso è tutto del Livorno. Accelerato il Livorno questi ultimi minuti, ha guadagnato 10-20 metri costringendo il Grosseto sulla difensiva. Tavano, palla dietro per Daniele Vicius, va il lituano in maniera un po' velletaria, era molto lontano, comunque ha colpito malissimo. Sì, vabbè, però insomma mi sembra esagerata da quella posizione, insomma bisogna che il portiere avversario caschi per terra da solo per far gol da quella posizione, sinceramente poteva fare di meglio. Anche sotto il profilo delle marcature, vedi, il Grosseto come ha preparato benissimo la marcatura sia su Diamanti che viene raddoppiato spesso, sia su Tavano che sono i pericoli pubblici numero uno. Eccolo Tavano, 24 gol in campionato, che subisce fallo da Freddi,
calcio di punizione, poi Tavano vorrebbe l'ammonizione per Freddi e l'arbitro gli dice: qui le decisioni le prendo io. Sì, anche perché fallo da ammonizione questo. Pronto a battere Alessandro Diamanti, fu galante a suggerirlo, a consigliarlo ai dirigenti del Livorno nel 2007 dopo i suoi 10 gol segnati con la maglia del Prato in C1. Bonetto, Bergwold, eccolo di nuovo Diamanti, palla di ritorno che non passa, poi in qualche modo arriva a destinazione. La chiusura di Freddi, rimessa per il Livorno, Diamanti, il cross, secondo palo, arriva Rosi, si coordina destro, lontanissimo dalla porta. Vedi, anche in questo caso molto bene per Diamanti, è riuscito, Bonetto e Diamanti hanno fatto delle buone cose, è riuscito a crossare, però anche lì c'era solo praticamente Daniele Vicius, lì ci deve entrare un centrocampista, di Livorno deve rischiare tutto per tutto, in questo caso Rosi un pochino più avanzato. D'altro canto i rischi li deve prendere tutti Livorno, certamente non il Grosseto. Passano i minuti e adesso sono 22. Il Grosseto tiene ancora saldo il suo doppio vantaggio ottenuto nella gara d'andata 2-0. Il Livorno per accedere alla finale deve vincere con due gol di scarto. Finisse 2-0 per la squadra di Ruotolo, sarebbe proprio questa a passare all'atto conclusivo di questo campionato di Serie B. Il cross dentro verso Daniele Vicius, la sua rovesciata tentata senza che poi il lituano però riesca a trovare il pallone. Pellicori, Lazzari, tocco dietro per Cordova. Vedi che bravi questi due, sia Cordova che Consonni, tranquilli, prendono palla, la giocano, rallentano, accelerano quando... veramente sono, almeno secondo me, il segreto di questa squadra sono questi due. Cordova, pallone che filtra per Sansovini, si gira l'ex attaccante del Pescara, ci prova perlomeno, glielo impedisce alla fine Grandoni. Garofalo, ecco il suo cross teso ma innocuo, ci arriva Grandoni, poi a terra Cordova nel duello con Diamanti. L'arbitro lascia giocare e poi invece va ad ammonire Consonni per il fallo su Alessandro Diamanti. Fallo tattico, fallo volontario, fa bene Celi a distribuire anche qualche ammonizione, perché sai, la partita rischia di potersi incattivire man mano passano i minuti. Non era tra i diffidati Consonni, non neanche Filippini e Abruzzese, giocatori precedentemente ammoniti. Diamanti, attenzione perché da lì può anche provare, glielo impedisce Garofalo, allora allarga il gioco sulla destra per Filippini, sta salendo Rosi, ecco il cross, Daniele Vicius smorza per Tavano, calcio di rigore, fallo su Ciccio Tavano, questa volta c'è, sì, e non ci sono dubbi. C'è netto e tu sai perché c'è netto? Perché nessun giocatore del Grosseto protesta, nessun giocatore protesta, bravo, qui è stato bravo Daniele Vicius a fare la sponda ed è bravissimo Tavano a anticipare, vedi. Guarda, le uniche proteste sono quelle del Livorno, seppur timide, avevano chiesto un secondo giallo per Abruzzese che a quel punto sarebbe stato espulso. Attenzione a Tavano, ma attenzione anche a Ciro Polito, uno che di rigori in carriera ne ha parati diversi. Momento probabilmente decisivo del match. Tavano, destro! Tavano 1-0! Ritorna in partita il Livorno, a questo punto a meno uno dalla qualificazione. Era diciamo indispensabile per il Livorno quantomeno andare al riposo eventuale con un gol di vantaggio per non rischiare di entrare in campo in secondo tempo una tensione esagerata. Il Grosseto fino a questo momento, almeno secondo me, aveva controllato benissimo sul piano tattico la partita, non aveva rischiato quasi niente. L'episodio ha fatto la differenza, rigore netto senza proteste. Adesso probabilmente vedremo un'altra partita. 25esimo gol stagionale per Ciccio Tavano.
bordo campo Paolo Ciarravano. Confermo, nessuna protesta da parte della Grosseto in occasione del rigore e finalmente il primo cenno di esultanza per Ruotolo, il primo sorriso, la sua maschera tesissima da prima della partita, per la prima volta l'abbiamo vista sciogliersi e poi naturalmente tutti i giocatori galante in testa in campo a festeggiare il gol del vantaggio. Poi vedi Daniele, gira e rigira, poi la differenza la fanno sempre i soliti giocatori, ancora Tavano, tutti i gol che ha fatto durante l'anno. Diamanti, la sventagliata ad aprire il gioco per il Livorno sulla sinistra per Bonetto, la chiusura di Lazzari, Bonetto, una finta con il destro, poi il cross lo effettua con quel piede, allontana con Sonni, il primo ad arrivare sul pallone Pellicori, lo carica da dietro Rosi che commette fallo secondo Celi, calcio di punizione per il Grosseto. Con questo risultato è ancora il Grosseto a qualificarsi per la finale, ma siamo soltanto al 27esimo minuto del primo tempo di questa semifinale. Vi ricordo alle 21 dal Rigamonti di Brescia con la telecronaca di Riccardo Trevisani insieme a Claudio Nofri e a Dario Massara la gara di ritorno dell'altra semifinale Brescia-Empoli all'andata 1-1. Certamente adesso da un punto di vista emotivo il Livorno può anche un attimino, che ha speso molto sia sul piano nervoso che fisico, può un attimino tirare il fiato perché attenzione ancora al lancio per Tavano, Polito in uscita protetto in questa sua operazione da Freddi. Come dicevo, per il Livorno era fondamentale fare il primo gol, con tanto tempo ancora a disposizione può diciamo tra virgolette, se così si può dire, ragionare un pochino di più e non giocare solo col cuore. Garofalo verso Pellicori che sbaglia il tocco all'indietro, ci arriva in qualche modo con Sonni, il tocco professore, il nomignolo del capitano grossetano, però un po' fine a se stesso, recupera palla il Livorno, Loviso, Aleandro Rosi, adesso Filippini di nuovo dietro verso Rosi, Grandoni, Miglionico, ancora più indietro verso Luca Mazzoni, livornese di Livorno, classe 84, vi dicevo terza presenza in campionato. Cordova recupera palla, va ancora il cileno, s'accentra, destro, palla che rimbalza dinanzi a Mazzoni che però è pronto. Non era facile Daniele, non era facile, poi questo è veramente uno spauracchio, è uno spauracchio questo Cordova, perché da tutte le posizioni tira, sa di avere la tranquillità dalla sua, avere un bel piede in questi palloni qui, va a nozze. In Italia un provino con la Fiorentina di Trapattoni, provino non superato, tornò in Cile nel Colo Colo, poi fu il Perugia di Gaucci a portarlo in Italia. Diamanti, pallone dentro verso Daniele Vicius, tutto facile qui per Ciro Polito, con Sonni a sinistra, Mora, da quella parte sale anche Garofalo, il tocco di Nicola Mora indietro Abruzzese, ancora Mora, Abruzzese dietro per non rischiare verso Polito che sbaglia regalando al Livorno una rimessa laterale. È rinfrancato il Livorno. E un attimo di preoccupazione per il Grosseto, però certamente sulla testa sanno che ci poteva stare probabilmente andare sotto di un gol qui a Livorno e dunque continua a giocare con una certa tranquillità. Con Sonni gira dietro ancora verso Polito, Miglionico, colpo di testa, palla che si impenne, praticamente rimane sul posto, poi Pellicori forse con una spalla all'Oviso, comunque poi Sansovini con Sonni, riemerge da dietro ancora Agostino Garofalo, a terra Mora, fallo di Loviso, calcio di punizione per il Grosseto. Mezz'ora di gioco, all'Armando Picchi e 1-0 Livorno, il gol sul rigore di Tavano, qui fallo netto di Loviso su Mora. Sui calci piazzati naturalmente va sempre Cordova
Poi vedi però i due centrali come si sganciano tutti e due, c'è la volontà. Va a Cordova, questa volta senza vale. Riuscire sì. Ad impensierire il portiere o i difensori della squadra avversaria. Fa effetto vedere Cordova sbagliare in maniera così clamorosa un calcio di punizione. Lui ha detto di ispirarsi a Pirlo. Non è male come maestro comunque. Vi dicevo, ha segnato 7 gol, anche se in realtà Cordova ne reclama un ottavo, perché a Piacenza il Grosseto segnò sul suo calcio di punizione, palla sulla traversa, poi sulla schiena del portiere, rotolò quindi in porta. Quel gol non è stato dato a Cordova, lui ha detto no, è mio e come. Intanto il fischio di Celi. C'è una rimessa laterale per il Livorno, ha battuto Tavano, Bergwold. Filippini, apre a destra per Rosi. Loviso. Pallone teso, pulito con i pugni. E ce l'ha Loviso questo tiro da fuori. Ripeto per l'ennesima volta, questi palloni sono il terrore dei portieri. Diamanti, area di rigore, Diamanti, pallone ancora in mezzo. Adesso sembra un po' in difficoltà il Grosseto. Sì, perché Daniele ha arretrato di da qualche minuto, una decina di metri il baricentro, aspetta il Livorno un po' troppo basso. E questo non aveva commesso questo errore per la prima mezz'ora, lo sta commettendo adesso ed è rischioso. Loviso della bandierina con il destro, palla sul primo palo, hanno provato Tavano e Grandoni, vorrebbero calcio d'angolo, invece l'arbitro dà rimessa dal fondo. Tavano evidentemente sa che l'ha presa lui. Tentata deviazione acrobatica, forse addirittura con il tacco, Ciccio Tavano. Ecco qua. Prima tocca Grandone e poi sicuramente Tavano. Ha visto bene l'arbitro. Rinvio di Pulito. A vuoto Pellicori. Colpo di testa di Miglionico su Sansovini. Cordova prova a riaprire a destra ancora per Lazzari, che sembra avere una marcia in più rispetto a Bonetto, costretto al fallo, calcio di punizione. Giusta la decisione, gli aveva preso il tempo. Nel breve sicuramente Bonetto si difende, sai, sul lungo c'è un passo diverso Lazzari. Eccolo qua il fallo su Flavio Lazzari, romano in prestito dall'Udinese, cresciuto nella Lodigiani. Attenzione a Cordova. 34esimo minuto, 5 uomini del Grosseto a saltare. Cordova si lamenta per la distanza della barriera e Celi infatti invita Diamanti e Bonetto ad arretrare un po'. Parte Cordova, pallone pericolosissimo, è il gol di Sansovini. Sansovini 1-1, ha colpito Sansovini, 1-1, Grosseto in festa. Ancora una volta giocata da fermo e il Livorno, come se fosse il calcio d'angolo dell'andata, a parte la bravura di Cordova nel batterle, perché le batte talmente tese che in quel caso il portiere non può fare quasi niente perché non può partire prima. Però posso dire una cosa. Come batte Cordova? Posso dire una cosa, nonostante però i due gol subiti all'andata, per l'ennesima volta il Livorno subisce gol. E qui Vincenzo fa gol il più piccolo di tutti. Ma lì non è piccolo, è questione che, Daniele, è il problema dei difensori che guardano il pallone e non guardano l'avversario. Invece bisogna riservare la maggiore attenzione ai difensori, agli avversari, non al pallone. Questo è l'errore che i difensori commettono al giorno d'oggi. 35esimo minuto, tutto da capo. Quante emozioni in questa prima mezz'ora all'Armando Picchi, tutto da capo. Diamanti, area di rigore, Diamanti fino in fondo, il cross secondo palo, non c'è la testa di Daniele Vicius per approfittarne. 1-1, la qualificazione alle finali playoff per un posto in Serie A torna decisamente a pendere dalla parte del Grosseto di Elio Agustinetti, grazie al gol numero 16 in stagione per Sansovini, prossimo a compiere 29 anni l'attaccante romano, succederà il 17 prossimo. L'anno scorso 15 gol al Pescara in C1, Pescara che avrebbe fatto per poterlo trattenere, invece la società lo ha voluto riprendere a tutti i costi a Grosseto. Diamanti va giù e l'arbitro lo invita ad alzarsi. Si sbraccia Diamanti, ma Celi non ha avuto neanche un attimo di perplessità.
Filippini, cross dentro, l'aggancio difficoltoso e quindi inesatto di Tavano. Ancora Filippini. Terzo gol subito su calcio piazzato dal Livorno in questa doppia semifinale. Filippini, Bergvold, ci prova il danese. Calcio d'angolo. Pallone stranissimo che si abbassa all'improvviso, deviato, calcio d'angolo. Sì, hai detto bene, però hai detto bene, tre gol su tutti, su palla inattiva. C'è da recitare il mea culpa. Al di là, vediamo della se riesce a fare altrettanto il Livorno. Batte Loviso, palla che arriva nel mezzo, a vuoto Miglionico, il salvataggio clamoroso su Daniele Vicius, incredibile, palla gol per la squadra di Ruotolo, che insiste però ancora con Rosi. Diamanti messo giù in malo modo da Garofalo, calcio di punizione e ammonizione per Garofalo. Certo che si è mangiato un gol da... Garofalo era diffidato, salterà l'eventuale finale. Ma d'altro canto l'arbitro non poteva fare diversamente fino a questo momento. Eccolo, mi pare. Qua. Guarda Daniele Vicius, no, che cosa riesce a combinare a mezzo metro da Polito, che però è bravissimo. Sì, Daniele, Polito è stato bravissimo, ha fatto un autentico miracolo, però da quella posizione si fa gol. Da quella posizione Daniele si fa gol. Un attaccante deve far gol da lì. Assolutamente. Adesso ammonizione, attenzione anche al sinistro, questa, di Diamanti. Anche questa ammonizione mi pare giusta perché fallo volontario, inutile le proteste. Fino a questo momento ribadisco che Celi ha arbitrato veramente bene. La battuta di Diamanti, ma anche Loviso. Trentottesimo minuto. Dà ancora indicazione alla sua barriera Polito. Ecco il fischio di Celi. Parte Diamanti, palla sulla barriera. Ha battuto un uomo, cioè Stendardo, che però si è rialzato senza conseguenze. Diamanti qui vorrebbe altro calcio di rigore per un presunto tocco di mano. L'arbitro invece lascia giocare. Mora. Sansovini perde palla. Poi l'ultimo tocco è di Rosi. La rimessa per il Grosseto. Momenti finali del primo tempo. È stata un'autentica doccia fredda questo gol per il Livorno, pesantissimo, ma non tanto sul piano del punteggio, perché ancora le possibilità ci sono, manca un tempo intero, quanto sul piano morale, quanto sul piano psicologico. Per il Grosseto è stato veramente un toccasana ed è una mazzata psicologica sul Livorno. Il Livorno, per passare in finale, deve segnare di nuovo due gol. Due gol di scarto per alimentare il suo sogno di promozione, ma più che un sogno era un obiettivo dichiarato sin dalla scorsa estate per il presidente Spinelli. Sarebbe un sogno invece per il Grosseto, partita a fari spenti, ma adesso davvero ad un passo, diciamo ancora qualcosa in più, da una qualificazione storica. Cross dentro l'area, Mazzoni qui forse un po' preoccupato per l'arrivo da parte di Pellicoris. Manace in calcio d'angolo, il cross, indovinate, era di Cordova. Quando c'ha la palla al piede questo ragazzo, evidentemente ha trovato il posto giusto per lui, gioca con una, effettivamente diciamo che sta facendo un campionato straordinario, proprio perché c'è, no, la città, il posto, l'allenatore, i compagni di squadra, l'atmosfera, va a capire cos'è, però ha indovinato l'annata ed è veramente stepitoso. Batte lui, palla ancora tesa, palo! Incredibile palo colpito da Stendardo. Ogni calcio piazzato diventa una palla gol per il Grosseto. Ma l'hai visto come la battuta di una Sono immarcabili i saltatori del Grosseto, che sia un piccoletto come Sansovini, che sia un lungagnone come Stendardo. Rinvio di Freddi, colpo di testa di Bonetto. Arriva Grandoni. Adesso Rosi, Filippini,
fermato Filippini. Riesce però a giocare di nuovo in mezzo al campo per Bergvold, poi Loviso, adesso Diamanti che parte, lo vedete molto dietro e sul centro sinistra. Ecco il cross troppo corto per Daniele Vicius, ancora Diamanti ma vuoto, lo anticipa con Sonny. Pellicori fa lavoro di protezione sul pallone, è un lavoro importantissimo questo da parte di Pellicori. Deve, il compito suo deve reggere palla, far respirare la squadra e farla salire, soprattutto protezione della palla, è molto bravo in questo, molto bravo anche nel gioco aereo. È arrivato a gennaio dall'Avellino nello scambio con Sforzini, ne ha segnati 4 di gol con la maglia del Grosseto. Pellicori 2 le aveva segnati fino a gennaio con l'Avellino. Rosi, c'è un po' di spazio per lui, poi arriva la chiusura di Garofalo, va ancora Rosi, uno contro uno, lato corto dell'area di rigore, arriva a doppio anche di Mora. Filippini si gira, ecco il cross dentro, Daniele Vicius smorza, Diamanti al volo con palla che sfiora l'incrocio dei pali. Beh, qui ha tentato una giocata che veramente in pochi possono fare, distinto di prima intenzione, la messa veramente, ha cercato il palo lungo, lì si faceva gol, veramente era da alzarsi in piedi e solamente applaudire. Molto bella questa azione, buona la di Daniele Vicius che fino a questo momento non ha combinato granché, però ha fatto un paio di sponde in un'occasione di rigore molto bello. Era rimasto, lo avrete visto, pietrificato Bolito in mezzo ai suoi pali, colto alla... completamente di sorpresa dalla battuta al volo di Alessandro Diamanti. Poi alla fine di questo primo tempo, Daniele, tutto sommato il Grosseto ha fatto un gol, un palo e una parata strepitosa di Mazzoni, dunque non è che è venuto qua per difendere il 2-0, tutt'altro, per difendere il vantaggio, tutt'altro, dunque tanto di cappello fino a questo momento anche al Grosseto. Ma la vocazione offensiva di Gustinetti è nota, le sue squadre hanno sempre giocato un calcio molto divertente, se vogliamo anche magari poco equilibrato, lo dicono anche i numeri di questa stagione, li abbiamo ricordati, li ricordiamo ancora, 64 gol segnati e 66 gol subiti, ma insomma forse ha prevalso, Vincenzo, la filosofia del segnarne uno in più rispetto agli altri, se è vero che oggi il Grosseto è ad un passo dalla finale playoff. Sì, indubbiamente questa filosofia fino a questo momento ha pagato, ha subito un po' troppi gol, probabilmente, però indubbiamente bisogna riconoscere che tutto bene, Grosseto ha fatto un'annata, è difficile trovargli dei difetti in quello che ha combinato. È vero che i numeri del Grosseto, forse l'andamento del Grosseto ad un certo punto ha fatto molto arrabbiare il presidente Camilli, che lo abbiamo detto, ha esonerato ad un certo punto Gustinetti per poi richiamarlo dopo l'infelice intermezzo di Ezio Rossi. Camilli ha preso la squadra in Serie D nel 2000, ha ammesso e ricordato di aver cambiato in questi 9 anni 25 allenatori, però ha portato la squadra dalla D alle finali, alle semifinali playoff della Serie B. Tavano, palla dentro, c'è Daniele Vicius che si gira, va giù, l'arbitro lascia giocare. No, ma qui ha ragione l'arbitro, lui ha cercato l'appoggio, è stato molto bravo, mi pare abruzzese, a non dargli l'appoggio ed è caduto. Qui aveva fatto, stava facendo una bella cosa Daniele Vicius, aveva protetto il pallone, doveva rimanere in piedi, il Davano ha fatto di esterno. La regia di Carlo Religioso ci fa vedere tutto. No, assolutamente. Sì, qua perde l'appoggio. Esatto, è stato bravo abruzzese a spostarsi, perché lui ha cercato l'appoggio, non gliel'ha dato. Bergvold. È il danese che spinge l'offensiva del Livorno. A sinistra Bonetto, va ad accentrarsi poi il numero 8 degli Amaranto, Rosi. Vediamo se c'è un altro cross, no, un passaggio all'indietro verso Filippini. Eccolo il pallone dentro, Tavano scarica per Diamanti, sinistro ciabattato, ancora Diamanti, si lotta al limite dell'area di rigore, Diamanti prova a sgusciare via, poi Bergvold, sinistro ribattuto, tambureggiante azione del Livorno, riesce a sfondare. Loviso riapre a destra per Rosi. Filippini, altro cross verso Diamanti, colpo di testa di Freddi e poi Garofalo mette fuori. Pellicori, non c'è fallo, si gioca. Grandoni destro sulla traiettoria a Tavano che di fatto smorza il pallone e poi il calcio di punizione fischiato da Celi, un minuto di recupero, finale intensissimo di primo tempo. Hai espulso, forse espulso abruzzese, è possibile? Si è stato ammonito per la seconda volta. Sì, rosso per abruzzese.
Sai cosa è successo? Che probabilmente l'ha toccata volontariamente da terra con la mano e probabilmente l'arbitro non ha potuto fare. Rimane in 10 la squadra di Elio Agustinetti. Non sa aspettarsi di questa decisione. Sta chiedendo informazioni al quarto uomo Mazzoleni. Ma credo che la lettura di Vincenzo Guerini sia... Se l'ha toccato volontariamente, esatto, non poteva fare altro. Qui va giù Abruzzese e... Sì. Non poteva fare tocco altro. Tocco volontario, ha visto ancora benissimo Celi che era ottimamente piazzato. Non poteva fare altro che ammonirlo per la seconda volta. E questa è una perdita, non dico grave, di più per il Grosseto, oltre che l'uomo in meno, il giocatore probabilmente più forte nel gioco aereo. Secondo tempo di grande sofferenza. Ha fatto già alzare dalla panchina Agustinetti. Federici aveva saltato la gara d'andata per squalifica. Fuori Abruzzese, autore del gol del 2-0. In gara 1 a Grosseto. E adesso attenzione a Diamanti. E la sua posizione quella. Per il suo sinistro. Tutta la concentrazione di Polito. Mezzo metro fuori l'area di rigore. Qui deve però tirare di forza, non c'è spazio per fare il pallonetto, almeno secondo me. Fischia l'arbitro, parte Diamanti Polito e poi Daniele Vicius, gol del 2-1, il tap-in di Daniele Vicius. Quante emozioni a Livorno. L'avevo appena detto, Valido deve colpire forte, Polito si è buttato d'istinto. È stato sfortunato perché gli è rimasta lì, lui la sua intenzione era deviarla fuori dall'area di rigore e poi da quella posizione, quasi meravigliandosi, Daniele Vicius si è trovato. C'erano due uomini del Livorno pronto al tap-in, ma il più rapace è stato Thomas Daniele Vicius, quinto gol stagionale. Non esulta Daniele Vicius. Una sua scarsa esultanza dopo un gol al 90° a Sassuolo qualche settimana fa aveva addirittura fatto pensare ad una partita in qualche modo non regolare. Adesso fischia l'arbitro e 2-1 per il Livorno. È ancora il Grosseto più avanti verso la qualificazione, ma a questo punto con un altro gol il Livorno ribalterebbe tutto. E beh, veramente dovremmo assistere a un secondo tempo clamoroso. Vedo l'arbitro circondato dalle proteste, ma si capisce il nervosismo del Grosseto, però onestamente l'arbitro non ha fatto altro che applicare il regolamento. Paolo Ciarravano è lì, lo vorrei sentire, Paolo. Sì, per spiegare quello che chiedeva la panchina del Grosseto in occasione dell'espulsione. La panchina del Grosseto sosteneva che ci fosse stato fallo precedentemente sul giocatore che poi da terra ha commesso il fallo di mano, mentre Mazzoleni spiegava proprio che la seconda ammonizione era arrivata proprio per il motivo indicato da Guerini in telecronaca. Quindi le due tesi erano abbastanza contrastanti. Quelle del Grosseto avrebbero voluto un fischio precedente al fallo di mano che poi ha portato alla seconda ammonizione. Ovviamente poi nel finale, nell'uscire dal campo, poi Agustinetti ha ribadito questi concetti a Celi, per il resto tutto francamente nei limiti. Intanto Vincenzo, il riassunto statistico, poi vedremo anche quello in immagini. Il Livorno ha giocato molto di più del Grosseto, ma guardate il Grosseto, 6 tiri in porta contro i 5 del Livorno. Gara sì, apertissima, certo. Adesso per il Grosseto è durissima perché giocare con un uomo. Bravo il Grosseto perché è venuto con grande personalità, ha giocato bene e ha concluso anche in porta. Ribadisco, un gol, un palo e una strepitosa parata di Mazzoni. Il Livorno ha avuto la bravura e la fortuna di comunque non perdere la testa sull'1-1, ha insistito. La bravura e la fortuna di andare al riposo comunque sul 2-1 è un gol, almeno secondo me, di fondamentale importanza, perché c'hai 45 minuti, tu sai che con un gol vai in finale e giochi con un uomo in più, di conseguenza è un vantaggio non da poco. Dall'altra parte c'è un Grosseto che sa che se supera questi 45 minuti realizza un sogno. Dunque devo dirti che
do un leggero favorevole al Livorno, ma ci sarà da assistere a un strepitoso secondo tempo. Bene, ci fermiamo e poi intanto riassunto del primo tempo e poi aspettiamoci e aspettatevi un grande secondo tempo tra Livorno e Grosseto. A tra poco. Fare scelte estreme per guardare i tuoi programmi preferiti. Con Multivision vedi due programmi Sky diversi contemporaneamente su due TV. Prova subito Multivision. Lo spettacolo raddoppia. Chiamaci 199 100 500. Una storia di duelli e onore, di tradizione e rispetto, di eccellenza e nobiltà. Da sempre Wimbledon è una magia reale. Da un campo all'altro, sei canali live per non perdere neanche uno scambio e lo spettacolo unico dell'HD. Da lunedì 22 alle 13.45 Wimbledon, tutto il torneo in esclusiva su Sky Sport. Vuoi fare un salto nel futuro? Dove vai? Eh? Questo film lo vedi prima su Sky Cinema HD. So chi sei e so che cosa sei. Colori, dettagli, emozioni senza limiti. Benvenuto in guerra. Un'avventura fantastica nel mondo più magico che c'è, quello in alta definizione. Niente inaccessibile. In prima visione, Jumper. Venerdì 12 alle 21, lo vedi prima su Sky Cinema HD. Da oggi Sky Cinema HD è incluso nel tuo abbonamento. Eccoci amici di Sky, bentornati. E l'Inter Livorno Grosseto, la semifinale di ritorno, la prima delle due semifinali di ritorno dei playoff promozione della Serie B, alle 21 vi ricordo sul canale 251 dal Rigamonti di Brescia. Brescia-Empoli all'andata 1-1, qui all'andata 2-0 per il Grosseto, adesso 2-1 per il Livorno, con un moltiplicarsi assoluto e clamoroso di emozioni. Livorno in vantaggio grazie al 25esimo gol stagionale di Tavano, poi invece il 16esimo gol stagionale di Sansovini aveva ridato al Grosseto la parità, ma nel finale di primo tempo, dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Abruzzese, sul calcio di punizione seguente è arrivato il 2-1 firmato da Daniele Vicius, dopo che Polito era riuscito a ribattere sulla punizione insidiosissima di... Tutto ciò che vi ho appena raccontato adesso lo rivediamo con le nostre immagini, con la regia di Carlo Religioso. Questa è la prima occasione per il Livorno, con il destro di Loviso che sbatte sul corpo di Daniele Vicius, poi guardate Cordova, grande calcio di punizione, parata prodigiosa di Mazzoni, oggi chiamato a sostituire lo squalificato De Lucia. Poi qui Bergvold, sinistro ribattuto, ancora Diamanti, pallone basso, la parata di Polito. Quindi il cross di Filippini, Daniele Vicius smorsa con il petto, va giù Tavano e l'arbitro Celi decide per il calcio di rigore. Fallo di Abruzzese, che era stato già ammonito dopo un diverso di Filippini. Tavano segna, esulta Spinelli. Ma arriva presto il pareggio del Grosseto, la punizione del solito Cordova e l'esultanza di Sansovini che sbuca tra le maglie un po' troppo larghe della difesa livornese. Livorno che avrebbe la grande chance per andare al raddoppio. Daniele Vicius però sbaglia davanti a Polito, poi Abruzzese colpisce il pallone in maniera volontaria con la mano, espulso, calcio di punizione, Diamante sinistro, ribatte Polito, Daniele Vicius a quel punto e da quella posizione non può sbagliare. 2-1, ma come si diceva con Vincenzo Guerini, con l'uomo in meno, decisione arrivata proprio all'ultimo minuto di primo tempo e con un solo gol da salvaguardare, adesso per il Grosseto rischia di farsi veramente...
durissima, è durissima anche perché mi sorge una riflessione adesso che nell'intervallo vedo i giocatori della panchina che stanno effettuando il riscaldamento. Daniele, fa molto caldo, i giocatori vengono da un'annata tremenda sotto il profilo psicofisico, per gli allenatori saranno chiamati a fare delle scelte probabilmente decisive in questo secondo tempo, perché il Grosseto ha l'aggravante di essere un uomo in meno, dunque Gustinetti certamente dovrà ingegnare qualche cosa. Dall'altra parte Ruotolo deve ancora rimediare la qualificazione, fare un gol, dunque deve, se non da subito, dovrà rischiare il tutto per tutto. Se non farà il terzo gol dovrà chiamare in causa indubbiamente anche Cellerino, anche Rossini, per tentare tutto per tutto. Dunque Protti non può entrare, Protti è in curva. Sarebbe il sogno dei tifosi. C'è anche Michele Gelsi, no, assomigliamo a Michele Gelsi, sì, un altro ex giocatore del Livorno. Esatto, e volevo dire che le scelte degli allenatori in panchina potrebbero risultare decisivi, nel senso positivo e negativo. Bene, allora un'altra piccola interruzione e poi di nuovo l'Armando Picchi per Livorno-Grosseto. Niente sarà più come prima. Da luglio Sky diventa sempre più HD. Chiama 199 100 500 e prenota il tuo decoder HD a soli 49 euro. Una nuova avventura, una nuova grande occasione per te. Confederations Cup, gli azzurri in un fantastico anticipo dei mondiali di Sudafrica 2010. E solo con noi lo spettacolo unico dell'HD. Si comincia lunedì 15 con Stati Uniti e Italia, poi Egitto e Brasile. Confederations Cup, viviamolo insieme per vincere ancora. Due grandi registi, uno in campo e uno alla macchina da presa. Per Venerdì Mania, Maradona by Kusturica. Venerdì 12 alle 21 e il Pibe è su Sky Cinema Mania. Questo è un film da non perdere. Con My Sky puoi vederlo quando decidi tu. Un sogno. Io ce l'ho. Chiama 199 100 500. Con te partirò. Bentornati ancora da Livorno, ancora momenti di intervallo, aspettando il ritorno in campo di Livorno e Grosseto. 2-1 il punteggio alla fine di questa intensissima, e forse mi sto tenendo basso, semifinale di ritorno che vale l'approdo agli ultimi due atti di questa lunghissima stagione di Serie B, 42 partite di stagione regolare e poi le 4 partite di playoff per assegnare il terzo e ultimo posto valido per la Serie A, insomma per stabilire chi deve accompagnare Bari e Parma, che hanno ultimo il loro campionato con la promozione nella massima serie. Ancora i giocatori delle due panchine a riscaldarsi sul campo di gioco. Abbiamo dato uno sguardo anche in tribuna, ci sono tanti allenatori, abbiamo riconosciuto Papadopoulo, c'è Stefano Pioli, c'è Colantuono. Quanto mi piacerebbe essere una mosca nello spogliatoio delle due squadre adesso, veramente, per respirare la tensione che ci sarà da una parte e dall'altra. Insomma, qualche partita l'hai fatta, qualche squadra l'hai diretta in carriera, dici tu che cosa succede? Guarda cosa succede, sai, poi ognuno la gestisce in maniera... credo che Gustinetti deve fare i complimenti alla propria squadra per come si è comportata. La raccomandazione è di rimanere calmi, non perdere assolutamente la testa. Dall'altra parte Ruotolo dovrà a sua volta non far cadere i propri giocatori nel nervosismo. Sai, le proteste, perdere tempo, chiedere il calcio di rigore che non c'è, le punizioni che non ci sono, perché rischiano solo di far innervosire l'arbitro. Perché il tempo c'è per poter eventualmente fare un terzo gol, però sarà chiamato
sarà chiamato soprattutto Ruotolo a fare delle scelte azzeccate in questo secondo tempo. Vincenzo, due presidenti, in primo piano in giallo molto Spinelli, bella questa immagine, dietro molto di lui il presidente del Grosseto Piero Camilli. È stato anche eletto sindaco in settimana di Grotte di Castro, il centro dove risiede, dove era già assessore alle finanze. Piero Camilli alla vigilia di questo match ha fatto decisamente gli scongiuri, perché ha ricordato di aver già perso 3 playoff con il suo Grosseto in C2 contro il Rimini, in C1 contro il Pavia e il Frosinone. Ha detto Camilli: sento che però questa può essere la volta buona. Cambio, è uscito Mora ed è entrato Federici. Rinuncia ad un giocatore di spinta, di fascia come Mora, va a ricomporre Gustinetti il quartetto di difensori con Garofalo a sinistra, con Freddi a destra e adesso Stendardo e Federici centrali. Sì, ora sarà curioso di vedere chi fra Pellicori e Sansovini arretrerà per dare una mano, perché è chiaro la fascia sinistra del Grosseto, destra del Livorno, con la sostituzione e con l'uscita di Mora forzata perché è rimasto in 10, è chiaro che lì potrebbe sfondare il Livorno. Vediamo comunque. Vedi Vincenzo, Agustinetti a uno dei attaccanti non ha rinunciato. No, assolutamente, e questa la dice lunga, ma giustamente, anche perché certamente per nei limiti di quello che può fare deve che difendersi solamente. Però ho già notato che Lazzari, che il primo tempo ha giocato a destra, si è spostato tutto a sinistra. Livorno tornato in campo con lo stesso 11 di partenza, e cioè con Mazzoni in porta, difesa con Rosi, Grandoni, Miglioni, Bonetto, poi Filippini, Loviso e Bergol da centrocampo, quindi Diamanti con Tavano e Danile Vicius, il Grosseto con Polito, Freddi, Stendardo, Federici e Garofalo, Lazzari, Cordova e Consonni, poi Sansovini più Pellicori, l'arbitro e Cieli di Campobasso. Tavano dentro per Bergwold, fermato il danese, poi Bonetto il traversone verso Danile Vicius, è subito un'emozione dopo 15 secondi in questo secondo tempo. Un po' lento, un po' troppo molle su questo colpo di testa Danile Vicius. Allora il Grosseto ha messo Sansovini dopo il primo tempo, cioè esterno largo a destra per frenare probabilmente le avanzate di Bonetto, unica punta Pellicori e a sinistra Lazzari, cercando di, con Lazzari a sinistra e Sansovini a destra, di tamponare gli esterni del Livorno. Quello di attaccante largo è un ruolo che Sansovini ha già fatto quest'anno nel Grosseto, tra l'altro Agustinetti ha cambiato parecchio, ha giocato col 4-4-2, col 4-4-1-1, attenzione a Tavano, palla fuori, ha giocato anche con il 4-1-4-1. Agustinetti ha detto: mi piace cambiare, e forse il segreto del nostro successo è proprio in queste rivoluzioni tattiche continue, che mi danno il senso di una squadra che possa adattarsi a qualsiasi situazione, a qualsiasi avversario, per poi cercare di imporci noi sull'avversario. Non ti seguo con questi numeri, mi fai venire il mal di testa Daniele. Pensare alle motivazioni che sa dare l'allenatore alla propria squadra, questo credo che siano molto importanti, soprattutto in partite come queste, dove il discorso tattico lascia il tempo che trova, quando invece conta il piano fisico e gli stimoli, le motivazioni, chi ne ha di più e chi ne ha di meno. Lo sprint di Bergwold, apprezzabilissima la corsa del giocatore danese sulla sinistra. Poi fuori gioco di Pellicori, che colpisce anche il pallone con un braccio, ma direi a gioco già fermo. Calcio di punizione per il Livorno, Loviso in possesso di palla, adesso Rosi, andiamo a bordo campo da Paolo Ciarravan. Si preparano dei cambi, Bonanni, Vitiello e Valeri si scaldano per il Grosseto, gli attaccanti Rossini e Sellerino per il Livorno. Attenzione a Tavano, anticipato però sul cross di Bonetto. Da quella parte però comincia a soffrire indubbiamente il Grosseto, attenzione. Attenzione a Diamanti. Cato va giù, si rialza, non c'è fallo secondo Cieli, allora può galoppare Sansovini, si ferma però praticamente sul nascere della sua azione a ridosso della linea di centrocampo, perché chiaramente Sansovini si sacrificherà in quella zona del campo, ma non è certamente il suo. In fase difensiva lì soffre, perché
ci va a finire spesso Diamanti, sempre Bonetto, e chiaramente non è nel suo DNA a difendere così, perché vedi invece da questa parte già Rosi fa più, ha più difficoltà avendo Lazzari che è abituato a giocare lì. Rimessa in gioco grossetana con Freddi, riesce a superare Danile Vicius, lascia il pallone a Cordova, corridoio per Lazzari anticipato, colpo di testa poi di Federici, arriva Rosi. Adesso la prima preoccupazione del Grosseto è quella di ricompattarsi subito all'indietro con un uomo in meno e con qualche spazio in più da coprire. Bergwold, Bonetto, guardate Sansovini adesso costretto com'è a sacrificarsi da quella parte in lavoro di copertura. Bonetto se ne va, pallone basso, Tavano a vuoto, ma che occasione per il Livorno. Ancora Amaranto, Loviso, Rosi, palla per Diamanti, filtra il pallone per Filippini, posizione regolare, ecco il pallone teso dentro, ancora vuoto sia Tavano che Danile Vicius. Che occasioni da gol che stanno fioccando, però il Livorno deve essere più cattivo, Danile Vicius lì deve andare a finire dentro col corpo dentro la rete, invece è troppo molle, vedi, anche lì Tavano ha cercato il numero. Qui Tavano però forse un po' disturbato, vedi, mi sembra non toccato ma disturbato. Sicuramente forse l'ha sfiorata, però è vero, Daniele, faccio un esempio, se ci fosse stato Inzaghi secondo te dove andava a finire quella palla? In ma porta. Non perché l'istinto si buttava dentro, col corpo dentro la rete. Sta per questo. Entrare Bonanni nel Grosseto. Forse perché Agustinetti, giustamente, adesso non vorrei essere presuntuoso, ma forse ha capito che dall'altra parte Sansovini non ce la fa a reggere, a coprire la fascia. Diamanti avanza ancora minaccioso, allarga sulla destra per Filippini, ennesimo cross verso Danile Vicius che salta però a vuoto, allontana preoccupatissimo Garofalo, poi Loviso si piazza o prova a piazzare il pallone sul destro, glielo porta via Consonni. Pellicori passa in mezzo a due, appoggia bene dietro per Cordova, vuole rallentare il Grosseto. Lazzari, palla di ritorno, Cordova si lamenta con l'arbitro ritenendo che il compagno abbia ritenuto un fallo. Forse c'era un fallo di ostruzione da parte di Lazzari. Diamanti, l'apertura a sinistra per Bonetto, buono l'aggancio che mette fuori strada anche Sansovini, il pallone dietro a cercare Danile Vicius. Diamanti invoca il pallone Filippini, si passa però prima da Rosi, ancora Diamanti, il movimento di Tavano che riceve ancora dentro per Diamanti! Diamanti con la punta, 3-1 Livorno, il Livorno in questo momento in finale playoff. Che gol ha fatto, credimi, ha fatto un gol da grande giocatore, perché nello spazio da fermo ha calciato di punta. Però ancora una volta, chi è che ha inventato questo gol? Tavano e Diamanti si conoscono ad occhi chiusi. Io credo che Agustinetti voleva fare il cambio perché tutto ancora una volta dalla parte sinistra, dove Bonetto ha continuato a spingere in quella zona lì, ha messo in crisi. Che bel gol hanno fatto, guarda come ha calciato, ha preso il controtempo il portiere, niente da fare lì, il portiere non può fare niente. Da giocatore di calcetto, di calcio a 5, con la punta, tiro improvviso, pulito davvero impotente dinanzi ad una soluzione come questa. Gol stagionale numero 14 per Alessandro Diamanti. Beh, quando c'è così tanta qualità, alla fine le partite le puoi risolvere. Ecco il cambio dentro Bonanni, no, forse si aspetta ancora qualche attimo, vediamo se esce Sansovini, sì, l'autore del momentaneo pareggio grossetano. Ora però non lo so, perché adesso è chiaro che il Grosseto è chiamato all'autentico miracolo, rinuncia a Sansovini per Bonanni, un centrocampista a offensiva con una gran botta di sinistro, però è chiaro, è veramente tutto molto difficile. Credo che la chiave della partita sia stata l'espulsione all'ultimo minuto da parte di Abruzzese. Rilancio di Federici, bordo campo Paolo Ciarravano. Per dire che è letteralmente impazzita la panchina del Livorno, anche tutti i giocatori che si stavano scaldando hanno inseguito Diamanti sotto la curva per festeggiare questo gol. Il cambio invece voluto da Agustinetti era precedente il gol e poi Agustinetti non ha cambiato la sua decisione.
Io, come avevo previsto e lui aveva visto giustamente, Gustinetti aveva capito dove venivano i problemi per la propria squadra, credo che non abbia fatto in tempo a fare la sostituzione, Daniele. Paolo, confortami, perché avrei sicuramente visto meglio di me, ma ho visto una maglia bianca dalla panchina schizzare verso Diamanti, a me è sembrato Ruotolo in stile Mourinho. Mourinho andò a festeggiare Maicon dopo il gol decisivo segnato a Siena, era Ruotolo che è andato ad abbracciare il suo giocatore. Sì, sono partiti tutti travolti, letteralmente, i giocatori che stavano effettuando riscaldamento sono andati tutti a comporre una mischia intorno a Diamanti, Ruotolo compreso. Attenzione ancora a Diamanti, se ne va Diamanti, limite, palla per Danilo Vicius, 4-1, Londa Amaranto, il Livorno verso le finali. Beh, ormai travolgente, perché vedi, si sono sbloccati psicologicamente, si sono liberati di un incubo e adesso tutta la qualità, sai, è come liberarsi veramente, come un magone che ti va giù e travolgi la squadra nettamente in inferiorità numerica. Ti spiace effettivamente per il Grosseto, perché il risultato non avrebbe meritato sicuramente un risultato così pesante. Doppietta di Thomas Danilevicius, ma l'azione di Diamanti è da tirarsi giù il cappello. Bordo campo, Paolo Ciarravano. Daniele, questa volta Ruotolo ha letteralmente travolto Diamanti, lo ha preso a strattoni quasi per esultare, stavolta è impazzito, forse ancor più che al gol precedente. Anche Galante praticamente hanno abbracciato Diamanti e poi l'hanno lasciato per continuare la partita. E anche perché qui, sai, come sentito il derby, e qui hanno passato 4 giorni pesanti e hanno passato 4 giorni difficili. Brutto fallo di Cordova, l'arbitro fin qui ha lasciato correre, vediamo se prende provvedimenti, perché il fallo di Cordova mi è sembrato particolarmente duro su Diamanti. Adesso si accende anche un minimo di contenzioso. Però ti posso dire una cosa, io non credo che fatto così male, no, non credo, mi sono convinto che non ha ricevuto un fallo così cattivo da dover fare tutte le capriole. Giustamente fallo assolutamente c'è, però io invito Diamanti a alzarsi in piedi, non aizzare la situazione, lui che ha carisma, lui che ha sulla folla, sulla gente ha influenza. Andiamo a bordo campo da Paolo Ciarravano. Per dirvi che la piccola mischia che si è accesa è stata perché Consoni è andato a dire qualcosa a Diamanti, poi ovviamente tutti da una parte e dall'altra a separarli, e neanche troppo, ora le cose stanno tornando alla calma. Sta entrando Valeri, l'australiano appena rientrato, ed esce proprio Cordova. Beh, rinuncia a uno dei suoi elementi migliori, Gustinetti, forse perché a questo punto a rischio disciplinare. Io credo che abbia, conosci i propri giocatori, e probabilmente per cambiare Cordova vuol proprio dire che lo conosce e dice: qui rischiamo la figuraccia, soprattutto la goleada, e allora meglio effettivamente, che c'è anche da salvare l'orgoglio. Adesso a 3 gol di scarto il Livorno ed è praticamente in una botte di ferro, siamo al 12° minuto, il Grosseto in 10 uomini, adesso davvero dovrebbe compiere un'impresone, sì, la squadra la di Gustinetti. La situazione è completamente ribaltata sul piano psicologico, e in più c'è l'aggravante che sei con un uomo in meno, e dunque credo che sia praticamente impossibile da parte del Grosseto fare questo miracolo. Il Grosseto dovrebbe segnare 2 gol. Sul 4-2 sarebbe ancora il Livorno a passare. Attenzione Valeri al volo! Incredibile! Palo di Valeri! Occasione monumentale per il Grosseto. Vedi che è meglio che io stia zitto, perché come ho aperto bocca immediatamente ha fatto un'azione strepitosa il Livorno. Strepitosa, sfortunatissimo, assolutamente sfortunato. Poi avete visto la grinta del portiere del Livorno! E poi la parata invece di quello del Grosseto Polito, ma veramente adesso è una partita straordinariamente bella. Rosi, Tavano, fallo di Diamanti, a terra Garofalo,
Certo, Valeri, rivediamo qui, ha avuto un'occasione, che bella azione hanno fatto, pazzesca, con il sinistro. Non è che puoi dargli tanta colpa qui a Valeri, ha fatto la cosa giusta, ha cercato il palo lungo e qui è stato veramente molto sfortunato. Però qui invece Polito ha fatto veramente il miracolo, azione strepitosa dalla parte di... diciamo che il secondo tempo la differenza l'ha fatta Bonetto, perché è stato devastante su quella fascia, ha macinato cross, si è incuneato, ha sfondato spesso da quella parte e anche adesso per l'ennesima volta cross. Tavano ha capito tutto al volo, l'ha messa dentro e Polito ha fatto il miracolo. Neanche un quarto d'ora di secondo tempo. E amici a casa, non datela per finita questa partita. Valeri un attimo fa l'ho appena dimostrato, ci prova ancora la squadra di Gustinetti, sempre Valeri, sbaglia il controllo però, poi palla che finisce fuori, rimessa per il Grosseto affidata ad Agostino Garofalo, Federici, Stendardo, rinvio di Stendardo, Miglionico di testa ad allontanare più che a cercare un appoggio. Abbiamo assistito veramente a una partita bella, giocata bene nonostante la tensione in campo, e dobbiamo fare i complimenti fino a questo momento a tutti i giocatori, perché veramente hanno onorato questa partita, hanno onorato la maglia che hanno indossato fino a questo momento, veramente i complimenti. Pellicori, Bonanni, colpo di tacco per Garofalo, Federici, l'altro centrale, Stendardo, pallone recuperato da Bonetto, Diamanti, subisce la carica di Federici, tutto regolare per l'arbitro, avanza il difensore centrale, scarica su Bonanni, Sonni, tagliato dentro, il controllo di Pellicori e la parata di Mazzoni. Che orgoglio Livorno e il Grosseto, scusa, che orgoglio, veramente bravi, in 10 non mollano, vogliono rientrare in partita, il Livorno non deve scherzare col fuoco, assolutamente. Sai che in 10 hanno costruito due occasioni clamorose, Mazzoni salvato prima dal palo e poi dalla sua abilità. Questa la dice lunga, Daniele, sulla bontà del lavoro di Gustinetti, sulla bontà di questa squadra, quello che hanno fatto, veramente molto bravi. Guarda qui il delizioso pallone per Pellicori, che in posizione regolare. Qui è stato bravo. Anzi, e anche Lazzari. Molto. Era Lazzari. Sì, e anche molto fortunato perché si era già buttato per terra, guarda, distinco la presa. Lazzari è ritornato a giocare nella sua posizione nel primo tempo, Bonanni è qui sull'out di sinistra. Calcio di punizione per il Grosseto. Ecco che attenzione, Cordova, a Bonanni, Cordova, attenzione a Stendardo. Cordova vorrebbe entrare in campo e batterla lui. Non può. Qui dovrebbe battere probabilmente anche Bonanni, c'è il cannoncino nel piede. Uno con il sinistro, l'altro col destro. No, forse Federici. Batte Federici. Stendardo, Stendardo. Stendardo, scusa. Batte Stendardo, gran botta sulla barriera. Bonanni arriva frettolosamente sul pallone per la rimessa in gioco. Chiuso Garofalo, Diamanti. Rosi rischia molto sull'attacco di Garofalo, grande pressione del Grosseto. Ne viene fuori però il Livorno con Loviso. Bonetto. Una finta. Ancora Bonetto. Dall'altra parte Diamanti. Attenzione alle sue invenzioni. Ci prova con il sinistro. E palla al lato. Sta per entrare Nico Pulzetti nel Livorno. Esce Diamanti. Bordo campo Paolo Ciarravano. Per dire che questo cambio di fatto se l'è chiamato quasi da solo Diamanti, inducendo l'allenatore a toglierlo, ha chiesto di fatto di essere sostituito, ha detto se resto in campo rischio di essere espulso. Ha fatto grande benissimo, sono grande pienamente benissimo. D'accordo e sono contento che lui abbia avuto questa lucidità, perché lo stavano un po' cercando i giocatori del Grosseto, lui, dobbiamo essere onesti, qualche volta se l'è un po' cercata, ha capito che era a rischio
addirittura il potere di giocare, c'è in palio una cosa troppo importante. Il risultato è quasi al sicuro e mi sembra giusto. Tra l'altro non è entrato l'ultimo arrivato, che Puzzetti è un giocatore che ti garantisce grande copertura. 19esimo del secondo tempo, Grandone all'indietro, c'è tutto il tempo per Mazzoni per evitare il calcio d'angolo. Semifinale di ritorno assolutamente all'altezza delle aspettative di chi chiedeva in maniera obiettiva e neutrale, come noi ad esempio, uno spettacolo bello. Tale è stato fin qui, con grandi ribaltoni tecnici e anche emotivi. Sì, anche perché, Daniele, in queste partite sai, si rischia di vedere delle brutte gare giocate. Invece qui l'hanno magari giocato bene, no? l'hanno giocato che c'era un 2-0 di mezzo importantissimo e dovevano fare una partita diversa, però sai, c'era il rischio di partite spezzettate, nervosismo. Invece fino a questo momento veramente tutte e due le squadre hanno onorato il calcio. Eccolo Pulsetti, gioca di fatto il suo primo pallone, lo controlla sul filo del fallo laterale, poi con Sonny però dà via libera all'avversario, cioè Loviso. Fallo di Garofalo, già ammonito, attenzione, sta per andare fuori anche Garofalo. Un'altra svolta del match, ha già pronto il giallo in mano l'arbitro Celi, arriverà anche il rosso. Garofalo tarda a rialzarsi, quasi per allungare il più possibile la sua permanenza in campo. Espulso Garofalo, Grosseto 9. E quella che sembrava, caro Vincenzo, la salita dell'Alp d'Huez, a questo punto diventa la salita dell'Everest per il Grosseto. Sì, oserei dire che probabilmente non esiste una montagna così alta da scalare, probabilmente per il Grosseto. Questo, l'arbitro ha applicato il regolamento, fallo da dietro, e d'altro canto adesso probabilmente si assisterà a qualche scena di isterismo che non vorremmo vedere, ma d'altro canto provo a immaginare cosa sta passando nella testa dei giocatori del Grosseto, cioè erano un passo dal sogno e se lo sono visti sfumare veramente sotto il naso. L'episodio chiave in assoluto rimane quell'espulsione di Abruzzese alla fine del primo tempo. Da lì è nata l'inferiorità numerica del, da lì è nato il calcio di punizione che poi ha portato Diamanti in pratica a suggerire il gol di Daniele Vicius, il gol del 2-1. Comunque dobbiamo fare i complimenti anche al Livorno, perché credimi, noi l'abbiamo visto prima della gara, la tensione che c'era, il clima che c'era qui allo stadio, sulla faccia dei giocatori, ribaltare un 2-0, credimi, io non so quante volte nel calcio possa essere successo questo. Abbiamo ricordato come il Livorno non vincesse in casa dal 7 di febbraio, 4 mesi senza vincere sul suo campo. Beh, sono davvero tanti. Adesso possesso palla del Livorno, Pulsetti, avanza lui, appoggia sulla destra per Rosi, pronto per il cross, pallone che arriva dentro, tavano anticipato Stendardo. Filippini vuole provare anche lui, no, il suo è un appoggio per Tavano, destro ribattuto ancora Daniele Vicius, chiuso il lituano Loviso. Si gioca praticamente negli ultimi 40 metri di campo, sono quelli del Grosseto. Bonetto, serie di finte, poi va giù, lo ha toccato Lazzari e c'è calcio di punizione per il Livorno. Adesso di fatto, per quanto valga, Bonanni fa il terzino sinistro. Sì, beh, ormai adesso il piano tattico è andato tutto. Ecco, io l'unica cosa che inviterei i giocatori del Livorno a non avere rispetto per gli avversari. Loviso dentro. Questa è la cosa che da ex giocatore invito i giocatori del Livorno a avere rispetto per gli avversari. Toccato con Sonny, regolarmente da Loviso, calcio di punizione per il Grosseto.
23esimo minuto della ripresa, Livorno 4, Grosseto 1. Il Grosseto è in 9 per le espulsioni di Abruzzese prima e di Garofalo poi. Stendardo, Federici, Stendardo, adesso Federici, perdone, prima era Freddi il difensore destro, ovviamente. Palla in verticale per Pellicori. La rimessa in gioco per il Grosseto con le mani Bonanni. Valeri. Stendardo. Il Livorno pazientemente la costruzione dell'azione avversaria, che però ovviamente con due uomini in meno diventa più che mai difficoltosa. Pallone verso Pellicori. Qui fallo su Rosi, una gomitata di Pellicori. E allora vediamo. Sì, gomitata. Beh, qui insomma da regolamento va quantomeno ammonito il giocatore, sì. Ma forse Celi non vuole infierire. Sì, il brutto gesto di Pellicori in questo caso, un gesto di frustrazione. Ecco, non vorrei che il comportamento comunque esemplare delle due squadre fosse veramente rovinato sia da una parte che dall'altra, con delle falle di reazione che poi alla fine si ritorcono contro. Lazzari ruba palla a Bergwold. L'alza ancora per Lazzari, l'ultimo a toccare Pulsetti, la rimessa è per il Grosseto. Arriva Bonanni. Sta per arrivare il momento nel Livorno anche di Gaston Andreas Javier Sellerino, giocatore argentino. Attenzione a Consonni, il suo palleggio, non c'è spazio per un tiro, deve scaricare dietro per Valeri. Apre l'australiano a sinistra per Bonanni. Bonanni cerca spazio per un cross, lo trova, è un buon cross. Ma Pellicori in ritardo. Io credo che ormai anche i giocatori del Grosseto non ci credono più. Qui mi pare adesso che, correggimi se sbaglio, probabilmente Tavano, no. Esce Danile Vicius. Danile Vicius. Doppietta per lui. Una partita sufficiente di Danile Vicius, però Vincenzo ha fatto due gol. Sì, due gol che però, perché bisogna esserci lì, però erano relativamente facili, dunque non è che, insomma, quella posizione credo che difficili sono stati da sbagliare. Questo è il secondo. Bravo a aggiustarsi in avanti. Un doppio grazie io personalmente a Diamanti. Io personalmente adesso avrei fatto uscire Tavano, perché il risultato praticamente al sicuro, c'è una gara mi pare, no, fra tre giorni. Tavano tra l'altro è diffidato. Tavano è diffidato. Io me lo sarei conservato bene Tavano. Bonetto, rosso diretto per Freddi. Il Grosseto in 8 addirittura. A parte Stendardo, ma tutta la linea difensiva del Grosseto è stata messa fuori, mentre Gustinetti se ne voleva andare. Scatenato. Sentiamo Paolo Ciarravano. Paolo. Beh, Gustinetti dopo la terza espulsione ha un po' perso le staffe, è andato a protestare all'indirizzo di Mazzoleni, è arrivato anche con Sonni, che ricordiamo è il capitano del Grosseto. C'è stato qualche attimo di nervosismo, uno sfogo quello di Gustinetti, e poi ora riprende posto regolarmente in panchina mentre esce Freddi. Beh, qui il fallo è bruttissimo fallo. Ha fatto bene Celi. Sì, è difficile Daniele. Ma che dare brutto torto, fallo, esatto. Di Freddi. È difficile dare torto. Dare torto all'arbitro. Non è stato neanche il tentativo di prendere il pallone, ma è stato. È andato dritto sulla gamba dell'avversario con la gamba alzata. Forse Gustinetti non ha visto dall'inizio, non ha visto l'azione bene come era in panchina. Però adesso la panchina del Grosseto
ha perso completamente la tranquillità, perché c'è un battibecco a distanza anche tra Sansovini e Mazzoni e tra i componenti della panchina del Grosseto con il quarto uomo Mazzoleni. Perso la calma il Grosseto. E Grantoni però si sta dando da fare, cercare di calmare anche Mazzoni, il portiere, insomma è un adesso ragazzo arriva che... anche l'arbitro Celi, insomma, non che capisco. va ad ammonire Mazzoni che credo abbia, credo da quanto si è capito, un po' infierito. Sì, ma esatto, adesso io non capisco, ha fatto una gran bella partita, una gran bella figura, stai vincendo, sei in finale, devi capire anche la situazione psicologica dei giocatori del Grosseto, lasciali tranquilli, lasciali fare. Mentre l'arbitro ha espulso un collaboratore di Gustinetti. Quarto espulso della partita. In tutto questo siamo rimasti fermi, Vincenzo, tanti minuti, mentre Loviso è pronto a battere il calcio di punizione. Il fischio dell'arbitro, parte Loviso con il destro, palla sulla barriera, ancora Loviso da dietro, Filippini attaccato da Consonni, ma adesso qui si rischia veramente, si rischia di finire con altre espulsioni. Ammonito Consonni, espulso, sette uomini per il Grosseto. Ammonito, credo che abbia detto una parola di troppo, detto qualcosa all'arbitro. In sette si può ancora giocare, fino a sette, oltre no, oltre no. Incredibile, sta succedendo qualsiasi cosa sul campo dell'Armando Picchi. Guardate Gustinetti e tutta la panchina del Grosseto. Qui il fallo è da ammonizione, è sì. Possibile che poi Consonni abbia detto qualcosa all'arbitro? Sì, beh, indubbiamente ha detto, non credo, non che era da rosso, esatto. Poi non era già ammonito, se non sbaglio. No, anzi era ammonito, e allora probabilmente doppia espulsione e doppia ammonizione, ed è stato era già espulso. Ammonito, era già ammonito, sì. Adesso c'è una crisi di nervi, una crisi di pianto, è il capitano del Grosseto. Veramente avevo appena finito di fare i complimenti alle due squadre per il comportamento tenuto in campo. Questo finale veramente ha rovinato tutto. Bordo campo, Paolo Ciarravano. Sì, per dire che dalla terza espulsione del Grosseto in poi è successo di tutto. Prima qualche parola di troppo forse di Mazzoni alla panchina del Grosseto. Panchina del Grosseto che impazzisce letteralmente, in particolare Cordova che cercava, dopo essere stato sostituito, di rientrare in campo. E poi avete visto la crisi di pianto di Consonni, preceduta dalle proteste vibranti di Gustinetti all'indirizzo di Mazzoleni. Ora davvero la panchina del Grosseto ai nervi a fior di pelle. Adesso il problema, credo, è di rimanere in sette. Sì, a giocare questi ultimi 15 minuti. E che abbiano capito che se viene espulso un altro non si deve sospendere la partita. Da un lato c'è il Livorno che non vuole più infierire, attaccare. Dall'altra parte c'è un Grosseto che deve provare a tenere i nervi a posto per quanto possibile. Sperando, tra l'altro, in un contesto del genere i nervi a posto adesso li tengano i tifosi. Quelli del Grosseto stanno, non so se sportivamente o ironicamente, applaudendo. Torniamo da bordocampo. Intanto c'è Galante che sta per entrare, ma credo che stia accadendo qualcosa anche in tribuna d'onore. Beh, io credo che l'entrata di Galante serva anche proprio alla sua esperienza, dai campionati che ha vissuto, da rimanere, da cercare di tenere calmi tutti comunque. Pulsetti a terra, l'arbitro lascia giocare. Ecco qua la tribuna d'onore. Io francamente da qui non riesco a capire, non so se Paolo Ciarravano dalla sua posizione guardando dalla pista verso la tribuna ha capito meglio. Esattamente, Daniele, c'è stato un momento di grande nervosismo tra tifosi da tribuna, ma pur sempre tifosi delle due squadre, anche il presidente del Grosseto. Poi diciamo Spinelli cercava di calmare un po' gli animi, ora la situazione per fortuna è rientrata. Camilli se n'è andato, presidente del Grosseto non è più. Lo avete visto prima inquadrato dalle camere di Carlo Religioso alle spalle di Spinelli. Tutta la panchina del Grosseto in piedi,
nervosismo palpabile, a dire poco, tra i ragazzi vicini a Agustinetti, i suoi giocatori, i suoi collaboratori. Cordova mi sembra più di altri molto molto nervoso. Tu mi chiedevi prima, Daniele, i tifosi del Grosseto che applaudivano forse ironicamente, io credo invece che i tifosi del Grosseto applaudivano la propria squadra. Allora comunque, un applauso va a loro. Autore della squadra di un campionato assolutamente strepitoso. È chiaro che queste espulsioni frutto di nervosismo, di frustrazione, però non cancellano indubbiamente il grande lavoro che ha costruito questo gruppo. La partita naturalmente è diventata una sorta di allenamento per il Livorno, c'è soltanto possesso di palla, un tic e toc per far passare questi ultimi 12 minuti il più velocemente possibile. Guarda, accettiamo questa melina, e l'importante è che stiano calmi tutti quanti, anche perché c'è già troppa tensione, dunque almeno i giocatori in campo che cerchino di trascorrere questi 10 minuti senza ulteriori fallaci. C'era stato già un po' di nervosismo alla fine della gara d'andata, non a caso De Lucia per trattamento diciamo non ortodosso nei confronti di un assistente era stato poi squalificato dal giudice sportivo per 2 giornate. Anche il portiere del Grosseto, Ciro Polito, si era ritrovato suo malgrado al centro di un momento di polemica a distanza con i giocatori della panchina del Livorno per il semplice fatto, Polito, di aver esultato al gol del 2-0 di Abruzzese. E oggi il nervosismo è esploso in maniera davvero clamorosa. Sai, c'è stato un avvicinamento a questa partita, la vicinanza delle città, la posta in palio importantissima, il grande risultato del Grosseto all'andata, l'obbligo diciamo del Livorno di ribaltare il risultato proprio per in virtù della qualità della squadra. C'è stato l'avvicinamento, la partita veramente difficile, molto teso. Attenzione a Pulsetti sinistro! E poi che finisce di poco alta. Aggiungi Daniele l'espulsione di Abruzzese al 45esimo del primo tempo, che è subito immediatamente il gol del secondo vantaggio del Livorno. Aggiungi tutte queste cose, è chiaro che la tensione è stata altissima. Questo risultato e questo successo, tra l'altro, diciamolo, darà modo al Livorno di giocare con un vantaggio considerevole le finali playoff, perché Livorno è la squadra terza classificata, giocherà qui in casa la gara di ritorno. A Livorno per andare in A bastano 2 pareggi. Non è poco, hanno visto le streghe il Livorno questi qua. E hanno, però devo fargli i complimenti, perché non è che hanno rubato niente, hanno fatto la partita da condizione psicologica difficilissima per il Livorno, hanno avuto la forza, la qualità per ribaltare il risultato. Dunque non è tanto il demerito del Grosseto quanto secondo me merito del Livorno aver ribaltato così il risultato. Adesso aspettiamo l'esito della seconda semifinale, comincia tra 20 minuti alle 21 al Rigamonti, Brescia contro Empoli. 1-1 il risultato nella partita giocata 4 giorni fa al Castellani. Livorno così potrà poi concentrarsi sulla squadra di Baldini o su quella di Cavasin. In campionato il Livorno ha perso ad Empoli 2-1 e ha poi pareggiato 0-0 qui all'Armando Picchi. Il Livorno ha battuto qui al Picchi il Brescia 2-0 e ha poi pareggiato 2-2 la gara di ritorno. Questo risultato, come si ricordava, per la squadra di Ruotolo potrà essere anche molto importante in termini psicologici, perché finalmente gli Amaranto hanno spezzato questo tabù legato alle partite in casa dove non gli riusciva di vincere da 4 mesi. E adesso anche sotto questo punto di vista l'approccio alle finali può essere diverso. Ancora polemiche a distanza, per fortuna qui pacate, tra Agustinetti e il quarto uomo, Cordova, Sansovini.
4 espulsi. Io francamente faccio fatica, Vincenzo, a ricordare una partita con 4 espulsi, tutti della stessa squadra. Anch'io faccio fatica a ricordarlo. D'altro canto, anche se certamente quelli del Grosseto non sono d'accordo, però mi pare che l'arbitro abbia applicato e fino a che è stato possibile ha tenuto in mano con autorità la partita. Magari adesso a caldo non saranno d'accordo, però rivedendo le immagini a freddo, con calma, nei prossimi giorni capiranno che l'arbitro non poteva fare diversamente. Primo espulso è stato Abruzzese, poi Garofalo, entrambi per doppia ammonizione, poi Freddi invece espulso con rosso diretto per un brutto fallo sull'avversario, quindi anche lui espulso per doppia ammonizione, il capitano Consonni. E c'è da dire che qualche attimo prima l'arbitro aveva un po' sorvolato su un brutto gesto, una gomitata di Pellicori. Vedi, in questo caso ci vorrebbe un regolamento all'arbitro di fischiare la fine della partita, perché credimi, tutti i giocatori in campo non desiderano altro che quello, sinceramente. Si è smesso assolutamente di giocare. Immagino, ma non è difficile immaginarlo, che Celi non dia nessun momento di recupero, anche se il secondo tempo è rimasto interrotto a lungo proprio per le espulsioni, che hanno determinato comunque una inevitabile perdita di tempo. E poi ci sono stati anche tanti cambi. Buon senso prevede in questi casi che l'arbitro manda tutti negli spogliatoi allo scoccare, sì, esatto, del 90esimo. Bella questa immagine, Vincenzo, dei tifosi, sì, del Grosseto con le loro sciarpe, i loro vessilli, i loro colori, il bianco e il rosso. Ma sai, i tifosi del Grosseto hanno capito che ha regalato questa squadra ai propri tifosi, cioè veramente arrivare a un passo da un sogno non era immaginabile alla vigilia. E proprio da qui, secondo me, il Grosseto deve ripartire. Comunque, da questa annata strepitosa, passata la rabbia, si riparte e si deve ricostruire comunque da delle basi solide. Questo credo che debba fare il Grosseto, ma lo faranno indubbiamente. 2 anni fa la promozione in Serie B, quest'anno davvero lo stop al penultimo atto prima di un risultato storico quale sarebbe stato quello della Serie A. Tu parlavi di futuro, chiaramente adesso si può incominciare a parlare anche di futuro. Non è ancora certa la permanenza di Gustinetti sulla panchina grossetana. Lo stesso Camilli aveva detto: avrei intenzione di lasciare. Certo, se arriva alla Serie A magari cambio idea. Ma sai, adesso si dicono tante cose, poi dopo un'annata così difficile, stressante, faticosa, è bene che tutti si prendano magari un momento di pausa per farsi tornare magari la voglia e l'entusiasmo a mente fredda. 42esimo minuto in un contesto tanto insolito, Vincenzo, perché veramente oggi abbiamo visto qualsiasi cosa, 5 gol e 4 espulsioni. Ti chiedo se hai comunque, finché la partita è stata vera, e credo che sia stata vera per tanti minuti ed è stata bellissima, il tuo uomo partita Sky. Ma il mio uomo partita Sky è stato Diamanti, perché è stato un giocatore che è determinante nei momenti chiave della partita. E l'unico invito che faccio a questo ragazzo veramente di essere più calmo, meno plateale in certe situazioni, perché è già molto bravo. Non ha bisogno di fare tra virgolette, di avere certi atteggiamenti, perché veramente ha delle qualità e che se migliora certi atteggiamenti non può fare altro che migliorare ulteriormente. Dunque, se Paolo Ciaravano lo va a prendere e lo prende per il migliore in campo, credo se lo meriti proprio. Intanto abbiamo visto ancora Igor Protti, acclamatissimo eroe popolare qui a Livorno. Per Paolo Ciaravano sarà poi abbastanza forse complicato riuscire a rapire Diamanti, che pensare si lascerà travolgere. Può prendere Danile Vicius, che ha fatto 2 gol, può prendere Tavano, che insomma è il giocatore
che fa sempre, mi è piaciuto tantissimo Bonetto, perché credo che sul piano proprio nell'inizio del secondo tempo sia stata la chiave di volta della partita, devastante su quella fascia. Dunque ci sono dei giocatori del livello che si può scegliere a caso, hanno indovinato la grande, anche perché chi ha giocato a calcio sa quant'era difficile per il Livorno ribaltare questa situazione. Vi ricordo il nostro post partita negli stessi momenti in cui comincerà sul canale 251 la seconda semifinale di ritorno, quella tra Brescia ed Empoli, e poi ulteriori contributi qui da Livorno su Sky Sport 24 sul canale 200 con le interviste di Paolo Ciarravano. Si aspetta davvero soltanto il fischio finale. Adesso anche la panchina grossetana sembra aver placato la sua rabbia, ma chissà che magari questi ultimi 15 minuti sono serviti anche a far sbollire un po' di rabbia. Veramente si stava prendendo un andazzo, Daniele, veramente pericoloso e anche a tratti vergognoso. Palla smistata dai giocatori, l'unico che mi sembra abbia ancora un po' voglia di correre Bonanni, che ha fatto anche un po' di pressing in questi ultimi minuti. Siamo all'ultimo minuto di gioco, ancora 45 secondi. Tra l'altro credo che Paolo Ciarravano mi possa dare una conferma, non c'è stata segnalazione di recupero da Celi verso il quarto uomo Mazzoleni, quindi credo davvero che si chiuderà al 90esimo, no Paolo? Sì, assolutamente, assolutamente. Ovviamente poi stiamo anche cercando di recuperare Diamanti, che è l'uomo forse decisivo di questa serata livornese. Pallone giocato ancora all'indietro, si abbracciano i ragazzi di Gustinetti, è una bella immagine anche questa. Carlo Religioso ce la ripropone ancora, una grande stagione per loro. Finisce qui il Livorno batte il Grosseto 4-1 e approda alle finali playoff per la promozione in Serie A. Giocatori del Livorno tutti in campo adesso a cercare l'abbraccio con la propria gente, ma altrettanto fanno quelli del Grosseto. Erano riusciti a rimettere in piedi la partita dopo il vantaggio livornese con il gol di Sansovini dopo il calcio di rigore di Tavano, ma poi l'espulsione di Livornese alla fine del primo tempo, il gol di Danilo Vicius ha spezzato di fatto le speranze della squadra di Gustinetti, poi naufragato in maniera irrimediabile e fragorosa nel secondo tempo quando sono arrivate altre tre espulsioni. Il Grosseto ha chiuso in 7. Certo, la felicità del Livorno fa da contrasto all'amarezza del Grosseto, alla delusione del Grosseto, perché giustamente ci hanno creduto, pensavano di meritare la finale, forse non hanno fatto i conti con la grande forza di reazione del Livorno. E dobbiamo dire che se io l'ho viste tutte e due, se all'andata ha meritato sicuramente il Grosseto, finché c'è stata partita qua indubbiamente il Livorno ha meritato di ribaltare il risultato. Dunque nell'arco dei 90 minuti probabilmente si sono equivalse, però certamente il Livorno ha avuto quel qualcosa in più. È il momento della corsa sotto la curva per il Livorno di Gennaro Ruotolo, che stasera, come ci raccontava Paolo Ciarravano e come ci raccontavano anche le nostre immagini, abbiamo rivisto con quella stessa grinta che è stato un elemento caratterizzante della sua carriera di calciatore, un centrocampista tutto cuore, tutto carattere, tutta grinta, idolo assoluto della folla genoana. E poi Beniamino anche qui a Livorno ha trasferito evidentemente in queste ultime settimane la sua vivacità. Vabbè, indubbiamente se dobbiamo dire una cosa oltre alla qualità a questa squadra di casa, il Livorno, dobbiamo veramente riconoscere un temperamento, un carattere. D'altro canto
sai, sono quelle partite del dentro fuori, Daniele, non c'è appello, di conseguenza qui dovevano dare veramente tutto per poter continuare a coltivare un sogno. Allora, le immagini ancora sui livornesi che fanno festa, però sono anche molto belle e significative le immagini dei grossetani, eccoli qua, bravo Carlo Religioso, che sotto la curva si stanno ancora abbracciando, qualcuno forse piange, un grande cammino il loro, un grande sogno soltanto sfiorato, soltanto accarezzato, rimarrà il rimpianto per questa impresa sfiorata. Guardateli i giocatori del Grosseto come quelli del Livorno, una bellissima immagine, veramente una bella immagine, vedi che i tifosi hanno capito cosa ha rappresentato per loro questa annata. Un finale, ci dispiace dirlo perché non è tipicamente italiano, un po' all'inglese, ma fossero sempre così le partite, vince, fa festa, si fa per dire anche chi perde. Parola Diamanti, Diamanti, sì. Con Paolo Ciarravano, a voi. Sì, fa festa a Livorno anche, soprattutto forse grazie a Diamanti, eravate convinti di farcela? Ma noi eravamo convinti di farcela, noi eravamo molto carichi perché sapendo che giocare davanti a un pubblico così a noi ci spinge molto. È andata bene, siamo stati fortunati e ora smettiamo di festeggiare già dalle 10 per cominciare un'altra gara. Però ribaltare un 2-0 comunque è una grande soddisfazione, tutto sommato ci si giocava tutto questa sera. No, ma ribaltare un 2-0 è difficile per noi, abbiamo le potenzialità e ce l'abbiamo fatta, grazie. Nervosismo finale? Nervosismo finale è così, noi siamo stati nervosi a Grosseto e loro qua. Siete favoriti a questo punto? No, non siamo favoriti perché anche prima eravamo favoriti e non ce l'abbiamo fatta. Questa grazie. Era la gioia concitata. Grazie Paolo, parlavi di nervosismo, abbiamo appena detto bello in questo finale, qui c'è stato ancora invece un po' di elettricità, ho visto il portiere del Grosseto Polito parlamentare con dei signori che non riesco a identificare, gente in borghese, sicuramente non tesserati del Livorno. Adesso però sembra che tutto possa essere ricondotto alla calma. Vorrei fare uno strappo alla regola, non so se Paolo Ciarravano riesce a portare subito al microfono qualcuno del Grosseto per sentire anche le valutazioni. Ho visto Gustinetti rientrare nello spogliatoio, è una richiesta, mi rendo conto, un po' fuori tempo massimo. No, mi sembra che sia abbastanza difficile per Paolo, gli chiedo scusa, riuscire a... Via. Paolo. No, i giocatori del Grosseto che erano ancora rimasti sul terreno di gioco li stanno portando via, credo, perché la situazione non è tranquillissima, si preferisce che poi l'amarezza venga in qualche modo sbollita negli spogliatoi piuttosto che in campo, ovviamente si temono ulteriori. Guarda, sta arrivando adesso Lazzari che sta passando dinanzi a te. Lazzari. La tua su questa eliminazione del Grosseto, proprio una battuta, ci avete creduto praticamente fino all'ultima partita, avete fatto un grande campionato. Questo sicuramente, purtroppo il valore loro è sicuramente superiore al nostro, però nella gara di andata avevamo dimostrato che col cuore, con impegno e con altre caratteristiche che sicuramente noi abbiamo, magari potevamo sopperire e riuscire a portare a casa un risultato storico. Fino a che punto ci avete creduto? Noi sempre, perché anche quando siamo andati in svantaggio dopo il primo gol l'abbiamo rifatto e comunque abbiamo sempre dimostrato di essere vivi, anche se comunque qua abbiamo fatto contenimento rispetto a quello che magari avevamo fatto in casa nostra, e poi dopo cambia tutto quando perdi un uomo per espulsione. Poi la stagione comunque, la Serie B è lunga, tanta gente magari la pressione della partita del finale di stagione non l'ha retta e purtroppo abbiamo finito così in 7. Tante espulsioni, alla fine c'era grande nervosismo sulla vostra panchina. Penso sia normale, comunque non perché il Grosseto è arrivato ultimo nei playoff, è entrato per ultimo nei playoff e tutti ci davano per già per fuori, per questo noi non ci credevamo, anzi noi eravamo venuti qua e ce l'avevamo lottata fino alla fine pensando comunque di essere un outsider che poteva creare più di qualche difficoltà. L'andata ce l'abbiamo fatta, oggi no, però io mi sento di soddisfatto, insomma, faccio i complimenti all'allenatore, ai miei compagni, a tutti i tifosi di tutto l'anno, perché veramente è stata un'annata. Difficile ripartire dopo questa delusione, dopo essere arrivati così vicini all'impresa? Io penso che quest'anno nessuno si aspettava
di raggiungere questo obiettivo, quindi penso che alla fine ripartire il prossimo anno ci sarà ancora più entusiasmo e la consapevolezza comunque di essere una squadra che può, insomma, può dare fastidio a tutti, insomma, quindi non partiremo sicuramente come l'altro anno tra le squadre che erano date praticamente per retrocesso. Grazie Paolo Cerravano. La sportività di Lazzari va sottolineata, anche la calma, malgrado tutto. Sì, ha parlato molto bene questo ragazzo, molto bene. Vedi, non si è appellato all'arbitro, alla sfortuna, ma ha sottolineato invece il grande cuore, la determinazione, la grande annata che ha fatto e ha riconosciuto anche la superiorità tecnica del Livorno, che loro hanno cercato di sopperire col gruppo con una grande forza di volontà. Gli faccio i miei complimenti. 4-1 con il Livorno in 11 contro 9, proprio Lazzari ha avuto una grande occasione che forse avrebbe ancora potuto riaprire il match. Sì. Questo è il racconto in sintesi della partita di stasera all'Armando Picchi. Livorno in vantaggio con il calcio di rigore di Tavano, ma impiega poco il Grosseto a raggiungere la parità con l'incornata vincente di Sansovini. 1-1, il discorso qualificazione torna a sorridere al Grosseto, poi ultimo minuto del primo tempo, fallo di mano di Abruzzese, già ammonito, espulso, calcio di punizione dal limite, va Diamanti col suo magico sinistro, Polito ribatte, ma lo fa sui piedi di Daniele Vicius che segna il gol. Qui è stata la chiave della partita, Daniele, qui è stata la svolta definitiva e il momento più importante della gara. Nel secondo tempo, con l'uomo in più, il Livorno fa valere la sua qualità, quella di Alessandro Diamanti soprattutto. Qui da Tavano e poi con la punta del sinistro infila ancora Polito. Diamanti scatenato, se ne va in mezzo a due, appoggia per Daniele Vicius ed è 4-1. È il gol che ammazza la partita. Una partita che poi avrà ancora altre svolte, perché addirittura il Grosseto resterà in 7 dopo Abruzzese, espulso Garofalo, doppio giallo per lui. Poi arriva questo brutto fallo di Freddi su Bonetto, rosso diretto. Da regolamento non ha sbagliato nulla l'arbitro Celi di Campobasso. Dispiace, e poi arriverà dirlo, anche il quarto espulso del Grosseto. Fallo di Consonni, ammonito, secondo giallo e poi rosso. Se la ride con Sonni, Grosseto in 7, davvero più nulla da fare contro il Livorno che arriva nelle finali e adesso aspetta la vincente dell'altra semifinale tra Brescia ed Empoli per conoscere il suo avversario e lottare ancora per altri 180 minuti per la Serie A. Un po' di intervallo e poi le chiusure qui da Livorno con Vincenzo Guerini. Prenotare una casa. Trova subito l'hotel giusto per la tua famiglia. Vai su hotel.sky.it. Serie TV, cartoni animati, grandi film e lo sport. Per non rinunciare a niente, anche quando sei in vacanza. La Formula 1 è una passione totale. Gioca gratis anche tu con Formula Sky. Scegli i piloti, crea la tua fantascuderia, fai i tuoi pronostici e scendi in pista. Puoi sempre vincere a ogni gara tantissimi, fantastici premi. Traguardo per la seconda fase, due posti per il Gran Premio di Monza. E se diventi il campione, voli al primo circuito della stagione 2010. Gentlemen, start your engine. Formula.sky.it. Ora vi conto tutto, ma tenetevi forte le sedie, perché tutto si tiene, tutto si tocca, tutto si collega. Il protagonista assoluto da sempre sulla scena. Ero solo informato dei fatti, ma io questo non potevo saperlo. Non ricordo. Tony Servillo è il divo di Paolo Sorrentino. Ehi,
In prima visione lunedì 15 alle 21 su Sky Cinema 1 e Sky Cinema HD. Io ve lo ripeto, tenetevi forte le sedie. Eccoci, ma solo il tempo per un saluto. Livorno batte Grosseto 4-1. La squadra di Ruotolo approda alle finali playoff della Serie B. Grazie a Vincenzo Guerini. Grazie a voi. Grazie a Paolo Sciarravano. In regia Carlo Religioso con Giulio Scalvenzi. Da Livorno un saluto da Daniele Barone.